Prima di tutto, cominciamo col rito che ci ha reso. Come? Vogliono che mi levi, evidentemente. No, sì, vogliono sì, esatto. Fare. Vogliono che ti levi. Esatto. Te devi levare. E perché io. Vabbè, è andata così. Niente, va bene. Cominciamo col rito che da sempre accompagna le nostre serate. Signori, mano sul cuore. Più giù. Ho sbagliato. No. Più giù. Più giù. Mano sul cuore. Il cuore. Eh sì. Italia, ogni volta. Jessica chiamata santa perché dei nerd deve sopportare la giocanza. Passerotto stasera è formissima, grande. È così, è poeta. Ma come fai? Come fai? Bravissimo, grazie. Io lo dico sempre, abbiamo sarebbe un emotico con cui la mano sul cuore. Sarebbe In effetti sì. Posso proporlo a Fabio? Perché nel frattempo vi ricordo che se siete la cosa più importante dell'essere subscriber, che se siete subscriber, avete l'emoticon di Mosconi che si fa Kenobi 1 com'era? Kenobi 1 tutto Mosconi grande. Se non erro. Comunque eccolo lì. Eccolo lì. Grande in diretta. Sì, Jessica è qua, Penny, c'è però. Penny. Qui c'è, dove? Ah, noi ce l'abbiamo, qui c'è, c'è. Noi ce l'abbiamo, quella grossa, forse. Forse. Ecco qua. Che comunque verrà usato nel corso della serata. Quindi, senza ulteriori indugi, cominciamo col primo malatissimo gioco della serata, che è un grande classico per gli amanti di, come dire, questo mondo un po' underground del gioco. E quindi, diciamo, potrebbe risultarvi famoso, ma non potevamo non includerlo, esatto, in una serata. Un must. In una serata, un must, un attimo che parte. Grazie mille John02 per il follow. Obrigados. Obrigado. Un attimo, ora parte. Momento, c'è la suspense. Il video lag è di brutto. Ragazzi, diciamo, se... qui abbiamo gigabit. Qui abbiamo un gigabit in upload. Io vi voglio bene, ma insomma, proverei un Mosconi mano sul cuore. Ci sta? No, ragazzi, mi sembra vada benone. Nel frattempo il gioco non va, quindi mo resetto un attimo. La play non va, scusatemi. Proviamo così. Lasciami la chat a destra, va? Sì. Eccolo qua. Oh. Sta andando, signori. Fateci sapere come sempre se i volumi sono a posto. Io direi che lasciamo il joypad un po' a Daniele perché è tradizione farlo. E un po' perché forse a metà serata ci lascia. Io un po' perché si dice molto alla mia personalità questo gioco, no? No, guarda, non era quello che... Non era quello sozzo. Ah, vabbè, allora no. E si parte subito col botto. Ragazzi, questo va. Sai che mi sa che comunque non si poteva saltare. Io ci provo, va. Dai, facciamo così. Ma come? No. Ieri abbiamo provato ogni pulsante. Esatto. Non hai provato durante le prove tecniche. Allora, facciamo start. Direi. Eh sì, devi fare start. Che si fa con qualche tasto. Perché? Non daremo. Perché? Mi fai leggere meglio il disco. Non vero, perché quella si inclinava. Cos'è questo LSD? LSD allora. È il gioco più fottuto nel cervello. Esatto. Con le texture più dritte. Esatto. E con le dritte. Drittissime. Praticamente il creatore di questo gioco cosa ha fatto? Ha registrato i suoi sogni. Mm-hmm. E li ha messi in un gioco. Cioè tutte le cose pazze che lui vedeva nei sogni se le ha segnate e le ha messe in questo gioco. No, ritorna sulla libreria. Guarda i ripiani. Perfetto. Perfetto. Questa è Ikea. E questo perché? Perché nei motori grafici all'epoca. Sì, e subito si parte per i trip. Ogni tanto. Esatto. Ogni volta scambia, che sbatti su qualcosa. Sì, fai qualcosa. Trip in acido. Qui lui evidentemente ha sognato di. Non lo so, cos'è? La 167, Mondragone, cos'è? Non lo so. C'è una mano. Io andrò verso la mano, evidente. La mano è. Se premi X mi pare che acceleri. Eccala, va la mano. Con quello guardi indietro.
Fai dalla mano. Vai a toccare la mano. Non dalla mano. Tocca con mano. Tocco con mano, aspetta che non voglio sbattere. Questo gioco è più bruciato di un passerotto che scrive in rima baciato. Vabbè, ti passiamo la licenza poetica, va bene così. Ah, ecco, ho sbattuto su qualcosa. Ha sbattuto su qualcosa. E adesso altro trip. Quindi cambia su. Altro trip in acido violento. Il gioco è questo, cioè vedere i trip mentali, esatto, in acido di questo signore. Io sono sul monte. La scalata al Monte Fato, però ci puoi mettere sfondo di qualsiasi cosa. Eh sì, c'è già il chroma key fatto. No, ma in realtà non hanno caricato le texture, no. No, chiaramente. Attenzione. Non cadere che sennò il sogno finisce. È una specie di Monument Valley, sì, una specie brutta. Lui era evidentemente stato in America, visto che anche mi ha segnato questa cosa tutta verde. Ora io me la farò tutta. Cammelli! Ora non è molto, anzi, vado contro i. Ciao Pierino! No! No! Scompaiono! Ma... No, un miraggio, era un miraggio. Ah, era un miraggio. Dov'è l'acqua? Se fosse stato. Aspetta. Calu dice che PC SRX ha l'emulazione con correzione prospettica delle texture. Ma no, ma perché questo è il bello brutto ci della Play. Sono. Cioè, non capisco chi voglia. Dovevo solo. Sistema... No, è un miraggio. È un miraggio. No, continua, Mario ci sbatti. Esatto. Capisco chi voglia sistemare le cose. Però era anche questo. Cioè, tutti i giochi erano automaticamente punk, fottuti nel cervello. È perché è un miraggio, bro. Ma miraggio anche all'indietro. Ma no, è No Man's Sky, dicono. Magari. Beh, io penso che andrò a dare una capocciata fortissima su questo speaker. Boom! E cambi. Ogni volta che c'è capocciate. Ogni volta qualcosa cambia sogno. Sogno. Ma erano generati random o erano... Generati random. Sì. Una serie di asset. Dai, vai dentro. Andiamo a esplorare. Da bere. Oh. Vorrei una porzione per la per la droga. Quelle rosse, evidentemente. Saluti dal mio gatto che ha trovato opportuno sdraiarsi sulla tastiera. Fantastico. Vabbè, quindi non stai scrivendo tu, cioè sei sdraiato il tasto. Quindi è il tuo gatto quindi che sta salutando. Ciao gatto. Ciao gatto di Zambanni. E incredibilmente come riesci a scrivere bene il gatto sdraiandosi sulla tastiera. Meglio di me, cioè. Vabbè, questa parte del sogno è evidentemente la sua scuola di quando era bambino. Che è evidente questo carcere con il nulla dietro. Ed è un bar la tua scuola di quando era bambino. Ah, questo spiega molte cose. Esatto. Aveva un maestro anni con un maestro alcolizzato che poi gli cambiamo. Sono sei di nuovo. Il bello di questo gioco è che ha senso. Cioè, lo scopo del gioco è trovare il ponte, passare il ponte. E trovare un senso a questa vita, come cantava. Esatto. E trovarsi qui. Non cadere giù. Non cado giù. Però guarda che bella cascata. Una bella. Fa venire le fibre. La cascata psichedelica. Questo ponte si può soltanto portare alla morte. Può accompagnare solo. Il ponte può accompagnare trip. È finito. Mi sono svegliato. Upper downer dynamic. Allora, questo static, schema esatto. Ti dava sostanzialmente il tipo di sogno che avevi fatto. Se era più, diciamo, sostanzialmente come una droga. Cioè, se era una roba che ti tirava su, una roba che ti tirava giù. Dynamic. Non lo so, secondo me però mi pare che quando giocavi via coi vari giorni sbloccavi altra roba. Sì. Ah, poi partivano i filmatini random, cioè, non saltabili. Voi pensate che c'è una persona che ha fatto un gioco così. Cioè. E adesso a anni di distanza noi lo stiamo rigiocando, quindi pensate. Tra l'altro questo è universalmente. Non abbiate mai paura di proporre idee stupide. Esattamente. Mai. Anzi, c'era coso, come si chiama? Warren Spector, che alla GDC, al post-mortem di Deus Ex, disse appunto una cosa del genere. Non importa quanto stupida sia la vostra idea per un gioco, un giorno troverete sempre qualcuno disposto a finanziarvela. No, la cosa era, sappiate che c'è chi ha detto facciamo un film con gli squali ed è tornato. Ne è tornato. Ed ha funzionato! Esatto, e ne hanno fatto, stanno facendo il quinto. Ha funzionato. Stanno facendo il quinto. Cioè il livello che va un po' su. Vabbè, perché ho urlato. Il quinto. Non pirla. Tra l'altro... Non so chi segue Sharknado. Si prospetta un grande film il quinto. Boh, ho visto solo il primo. Che c'è? Solo il primo? Lo so. Io non ho visto nessuno. Questo è male. Gente che non ha visto Sharknado. Grazie, okay. Non tutti, mi sa, ma qualcuno su Netflix. Vai, sopra. Sì, sto cercando di andare. Perché questi sono già. Vanno pianino perché sono in ciabattine, capito?
Se poi inciampi dalla capoccia dal muro, esatto, è finita. No, perché ti cambia sogno. E siamo alla fine. Al fine di un mondo. Finis mundi, questo lo chiamo. Così, c'è un terrazzo Giappone. Brutto. Però c'è ancora una nuvola che non c'è più. C'è qualcosa. No, beh, ma capito, era un gioco talmente malato che loro potevano nascondere i difetti sì, di render e dire no, vabbè, ma quella è una feature. Penso si può salire su. Come No Man's Sky. Come No Man's Sky. No, muoio, non si sale su. Muori? Non si sale su. Rossi, ma muori. Non si poteva fare il... Bianco cambi, rosso muori. No, spero che cambi sogno. Cambia sì, sogno. Nel senso parcheggio. C'è una persona a destra. C'è una roba assurda lì. No, che è? È un graffiti. Devo assolutamente un graffito. Graffiti. È un graffiti. Girati dentro i graffiti. Sì. Vai. Oh dentro dei capocci. Dentro. Bam. Ti ha guardato l'occhio. Mi si è mosso l'occhio. Non si era un effetto delle texture. Però ti ha chiaramente essere... guardato. Comunque. Madonna santa, che nomi stasera. Avkdhkhk. Iniziamo a seguire il canale. Grazie mille per il follow. Ci stanno mettendo alla prova in realtà per capire se riusciamo a pronunciare i nomi. Sì, stanno creando dei profili finti. Esatto. Qui c'è un... Ma questo è un meccanismo di un planetario. Esatto, è un planetario. A Sgramvz! Al planetario di Osaka, e guarda che cosa brutta ha visto. Che... Sotto sembra un po' una che... Altro puoi alzare la visuale, Ma si può? Ma sei sicuro? Come? Ieri avevamo fatto... QR1, L2, no. No? Gainsfield. Hub, cioè XY quadrato. Ah, ecco qua, così l'abbassi. E così l'alzo. Così vedi più droga e più texture fatte male. Se faccio così lo mantengo su, no? Non devo fare niente. Ah no, neanche moto perpetuo, che bratto, è proprio, proprio un planetario. Sì, sì. Sembrava. Però... C'è anche il motore, non che però non si muove. Non si può saltare però. Temo di no. Ah no. E allora roba fottuta forte. Si muove anche il motore, veramente. Così. Che è rosso? Le transizioni sono rosse. Perché adesso è la parte un po' più sparaflesciosa del sogno, quindi. Ah, ok. Oh. Meo. Che cosa c'è qui? Sono ancora una... Questa è diventante casa sua. Sì, si riconosce sì. Al parco. E io ho preso lo spigolo. E ti incastri sempre nello spigolo. Il mignolino sicuramente. Esatto, questo era... per forza. Esatto, bravissimo. No, com'è? Più. Sì, più. Ah, però sulla eccolo finestra. Là, c'è. Ah, perché giusto, sì. Io qua posso... Oh, c'ho ma sei tornato sul prato. Ma che prato? Una volta era blu, qualcosa verde, adesso verde. Signora mia, una volta qua era tutta campagna. Esatto. Il basso Lazio. È tutto un basso Lazio a perdita d'occhio. Oh, puoi andare in acqua? Sì. Sì. No, non posso andare in acqua. No, no, però no. Quando muori diventa nero. Quando finisce no, il sogno. No, nel senso, però non mi fa andare. No, non puoi andare in acqua. No. Non sono cando. Gizzo. Oh mio. Qui cominciamo ad arrivare già. E qua abbiamo l'acido. Che cosa? Un pezzo di Tetris. È il gioco che esatto. C'è un passaggio a livello. Passaggio a livello che arriva al treno. Dai, aspetta il treno. Oh, dove. Ma c'è anche la stella, io devo andare dalla stella. E c'è Mazinga qua sopra. C'è Mazinga. No, cioè, vai dentro al tunnel. Aspetta. Dentro al tunnel. Esatto. Prendi il treno. Vai a vedere la luce in fondo al tunnel. A parte. Questo è abbastanza un guscio. Entrare diritti non è la cosa più facile. No. Perché finché è dritto, sì, ma è un po' storto poi. Le texture non aiutano. Attenzione, oh, siamo di nuovo sul Monte Fato. Siamo di nuovo in Molise. Montefato. Esatto. E io andrò dall'altra parte. Vediamo la somma del monte, cosa ci porta. Il Monte Molise. Il Monte Somma. Che... Il Monte Somma. Ma che vista. Non è in Molise. Tutto blu. Wow. Andiamo giù. C'è qualcosa. C'è una specie di monte. C'è una faccia sul... è finito il sogno. Perché mi pare che o crepi... Oppure ma mi pare che... Ma riesco a dynamic static? Mi sa che forse si sblocca dopo, col tempo. Ciao Luca Cat! Quindi è così che i giapponesi digeriscono la peperonata. Assolutamente, esatto, sì. Assolutamente, Jax. Peperonata al wasabi. Mezzogiorno, topi morti. Vai. Allora. Facciamo fare un sogno a qualcuno. Facciamo fare un sogno a qualcuno. Sì. Io tanto adesso sono sicuro carico. Che dai, fate sognare a me, dai. Io. Fate andare un po' in trip. Dai, trip un po'. Perché mi fate poco cammina lui solo? Io non faccio niente, giuro, va da solo, Aspetta, che cazzo è? C'è il livello finale? Ma non ci voglio credere. Quello è evidentemente il nonno. Sì. È evidente. Ma chi è?
È come... È una specie di... Torna un po' indietro? Vedi meglio? È una specie di lag di... Laghicchia un po', però... Vabbè. Più avanti, più sta lontano. Un piccione è gigante volante, sì. Effetti è la roba più accreditata. È una vitaccia. E allora dillo. Attenzione. Che è un grattacielo. Sì, sei in una strada di città. Abbastanza inquietevole. Un grattacielo ok. Che è un ponte laser. No, è una trave. La trave laser. Una gru. Come si guardava sopra? No. Con una Y. Y. No, sui passi, Luca, gatte. Cioè, lagghiamo, però... No, probabilmente stiamo laggando. Sì, diciamo, abbiamo un po' di dropped frames, ma purtroppo non è un problema di rete, cioè... Sì, sotto lo stream lagga. Sì, però non è un problema di più gioco, diciamo, fluido che... No, vabbè, insomma, dai. Cos'è blu? Blu è nuovo. Sono passato forse a qualche altro tipo di sogno, un po' più down. Siamo ritornati... Sì. Aspetta, dai la musica. Poi ci dobbiamo rigiocare un'altra volta. amico. Ma si potrà entrare? No. Chi ha fatto palo? Chi ha fatto palo? Ma che è questa cosa? Guarda sopra in alto. Faro? Faro? È una specie di... Cioè, faro slash torre di Tokyo. Faro con una LL al posto di L. Quello che ha? Ah, un albero. No, non le ho dato la mano. Eh no, quello cambia ogni volta, è tutto... E che è questo? C'è una gigantesca geisha. Ma cammina? Eh sì. Vai addosso? Va addosso. Eh beh. Vai addosso alla geisha. Piede da al retro? Certo, da dietro, sta da dietro. Sono ancora peggio. Allora. Questo è nuovo, Sì. Questo è. Siamo laggantissimi. Quello che. C'è una torcia. No, così è finito. Passettino. Quando esce nero è finito. Tipicamente no. Stiamo laggando. No. Invece no. Camminiamo da solo. Fondo al tunnel. Era buio, non era nero. Ok. Gira. Ah, tu stavi contento di andare avanti. No, ma lui è automatico, io non premevo niente. E questo cosa? Pavoni! Oh mio Dio. Beh, e qui la droga scorreva forte. Andiamo a vedere Ma questo si sognava sta roba? Sì. Ma questo è... cosa si prendeva? Non lo so. LSD, lo dice nel titolo, cioè, nel senso non è che... Pur onesto, capito? Ma facciamo la Prince of Persia, se, evitando... Ma se prendi il team il timone, il pavone, che succede? Ma andiamo a vedere. Da dove lo prendo? Da davanti. Luca che atterride da solo col rumore dei passi. No, diventa bianco! Ti stai drogando e diventi bianco. Ah. Che la droga ti spegne. E non riusciamo ad andare a destra e a sinistra nel sogno. Forse col tempo. C'è un altro paio di round, poi passiamo ad altro. Vai. Boom. Mi pare che se fai un tot di giorni il ciclo smette. A un certo punto smette. Cioè quelli sono giorni. Tipo se fai 365 giorni muori perché lo giochi così. Chi è Lelo? Lelo Smagulas 200, grazie per il follow. Yes, sempre Nick. Grazie per... Ma tipo Mario 99 non potrebbe colorare questo canale. Dai, questo era Mario 99. Prima avevamo, cioè, ci da casa. Anzi, no, escono certi codici fiscali certe volte. E io mi ho cambiato perché evidentemente non era facile. Ah, tu l'hai cambiato. Non so, sei RAL, VK. Invece di... Non finiscono più le scale. No, è un sogno. L'incubo è visto, questo, l'incubo è quello. Ah no, guarda luna gigante. No. Ma trippone. C'è una foto poi, per esempio. Esatto. Una foto incollata tipo pizza mozzarella. No, guarda la ringhiera.
Tipo Bloodborne. È tipo Bloodborne, sì, sì, sì. All'improvviso Bloodborne, a luna. Bloodborne. Vabbè, Bloodborne. No. Inzami sempre negli angoli, è fantastico. Ma no, non si può aspetta, fare la aspetta, sento il rumore di droga. Aspetta. Speravo di qualcosa un po' più flescioso. Invece ci sono. Ma chi è? È l'elefante volante. L'elefante rosa che vola non è abbastanza flescioso. Mamma gli elefanti volar. Nagart, grazie per il follow. Corri, Forest. Corri. Corri. Del muro. Sapevamo tutti che stava per succedere, no? Assolutamente sì. Eravamo telefonato. Oh, questo è siamo di nuovo trippante. Ah, col treno. No, sui due passi, no. Ma questo è il treno. Cioè, le non rotaie. Se c'è il treno. Seguiamo le rotaie. Ma che senso ha? C'è il castello delle principesse. Ma voglio seguire il treno. Si seguasse, per sicuro lo so. No. Che è questo rumore? Stai chiedendo troppo. La stella brilluccicante. Yes, para no. Però Dynamic, eh? Stiamo sbloccando un po' di cose. Ma quindi noi siamo, sì, siamo i quattro drogatelli, Vismea. Siamo chiaramente i quattro drogatelli. Quattro drogatelli. Ma è Pedro Benitez. Pedro Camoverzi. Drogatelli, drogatelli, drogatelli. Stanis. Vedi come si incazza pure la musica, mo. C'è una taiko. Tamburo giapponese. Ecco qui, signori. Attenzione. Attenzione. Cominciamo. Non ti incastrare nel... Cominciamo dai con l'acido. Dai un bacino. No. Chissà che vuol dire questa. Allora, amici da casa, che no, vuol dire? No, se n'è andato. Tipo droga. Diteci che vuol dire droga. No, se n'è andato. Eh sì, ti ha fatto. Andata, ti ha detto merda. E se n'è andato. Ha detto sfaccimma. Ti ha scritto e se n'è andato. Senti come cambia l'audio, a seconda. La pavimentazione. Vabbè, no. Ah no, vedi, ora continuo, ma io non faccio il niente. Passaggio di. Fa il caricamento della re successiva. Esatto. Però senza fare queste note lunghe. Tiè, la sfida. No, abbiamo spinge le piramidi del ponte di Londra. Perché sei andato dentro le cose? Hai fatto l'Italia in miniatura. Eravamo arrivati all'Italia in miniatura. Vai piano. Classica Italia in miniatura quella. Era l'Italia in miniatura, col ponte di Londra, le piramidi, la spinge. Tipo l'Italia. Ah, base della barca a vela sta. Dove? Giusto. Questa è la mia una barca a vela, no? Cioè, allora, direi sì, no? Se fossi fatto gli LSD sarebbe una barca vera. Questo è come io sotto l'SD visualizzo una barca vera. Ma qua ci sono le trombettine. Ieri c'erano le trombettine qui, non ci sono più. No, no, cambiano. Suonavano ieri. Oops. Sempre i muri sono tutti tuoi, eh? Oops. Yours is the wall. Che cazzo? La droga. A Cruster, grazie per il follow. Era chiaramente il simbolo di Eurovision comunque. Esatto. Sì, ma giochi senza frontiere? C'è un gioco di no, dico, ah, dopo? No, non penso che esce giochi senza frontiere dopo. No, dico, ma esiste il gioco di giochi senza frontiere o il giochi di gioco senza frontiere? Wow. Treno, fermati. Girati di là. Sei un po' i binari. Questo è palesemente sta arrivando il treno. Da che ora? Da che là? Evidentemente da lì. Fatti ficca sotto, dai, che te frega. Tanto è un sogno. Vai. Vai di droga. Vabbè che i giapponesi tiranno quei treni, eh? I miei occhi iniziano a vomitare fango, mi dico. Che brutta immagine. Infatti sì, sangue. Però è adatto al gioco, devo dire. Quanto che era? No. Ah, eccolo, eccolo. Treno! Corri! Ma è... Treno. Vai, vai, corri il treno. Guardalo, guarda. Non ho fatto tempo a girarmi. Dai. Switchiamo droga? Switchiamo droga? Drogo un poco io. Ma questo è il planetario di prima? Sì. Sì, c'è. Senza planetario. Che qualcuno ha rubato il planetario e tu dovrai scoprire chi è stato. Conan. Si droga come i criminali. Comunque è come la roba di prima, solo che non c'è più niente. Lui prenderà.
cose belle c'erano. Non si può scendere. No, io mi schianto in un muro perché mi sono rotto il cazzo. Muro in faccia. Ci siamo fatti investire dal treno comunque alla fine. Sì, è arrivato. Però non l'ho guardato in faccia mentre mi investivo. Fa sempre paura. Ora a sinistra che c'è? Lì. Pietre? Buttala in acqua, nuota. A parte c'è. La prima è finita, matto. Seguiamo la stella cometa, come le immagini. Ah, ma si può stare sull'acqua, perché me non ha fatto? È perché non sei Gesù. Io non sono Gesù, tu sei. Non hai preso il perk Gesù. Guarda, ora cammina sull'aria. No. Un po' gratuita. Ci sta. Faccio uno io? Così, approttato. Fine della settimana. È diventato. Fine della settimana. Quindi, c'è forse il filmatino. Il pennacchio. Ora fai la seduta di psicanalisi con. Ah, no, è vero. Infatti, sono giapponese. Le scritte in cui dice. Che c'è il signor Gino che è andato dal salumiere. Il terzo, no, il quarto. 800 grammi Gino, di crudo. No? Sì, 800 grammi di crudo. niente. Mi ricordo cosa diceva. Tipo raccontava comunque i suoi sogni in quelle robe. Vabbè, lui. Ma non hanno fatto anche una versione italiana? Assolutamente no. Chi cazzo vuoi che la tradu questa roba? Che mercato vuoi che abbia? Mi stupisco che ce ne sia una versione giapponese. No, oddio, forse no. Forse no. Scusate, ho detto una stupidaggine. Hai detto un po' una cazzata. Oh! Che HTC 59522893, grazie per il follow. No, 8983. Vabbè, dai. Cos'è il pin del banco, Matt? C'è dato il pin del banco. Sei, guarda, se vuoi donarci soldi per il canale. Lo scopo finale del gioco qual è? Creare disagio? Sì, quindi se vi stiamo creando disagio. In realtà lui penso sia una terapeuta. No. Sembrava. Scopo finale del gioco è la droga fa male, infatti è stato programmato dal giovanardi giapponese. Fantastico. Però adesso noi ci giochiamo a distanza. Dritto. Vediamo quante cose belle ha prodotto la droga. Quante cose al mondo puoi fare. La droga. La senza senso. Che non hai paura quando vai in un corridoio alla fine si smonti e tu cada nel vuoto? Io sempre sì. No? Perché a casa tua non è così. Ma sempre, io sempre. Cioè, c'ho il corridoio in fondo, non si chiude mai la porta, è un casino. Passa 1-1-1-1 iniziate a seguire il canale, grazie mille per il follow. Cos'è? Cielo rosso. Sì. Pare che il noto regista Christopher Nolan abbia preso spunto da un gioco per console di fine anni 90 quando iniziò la stesura del suo recente capolavoro Inception. Ma che è davvero? Cioè lui si è ispirato a questa roba per fare la droga finale sotto forma di film. I palazzi che si squagliano e. Parigi che spiega. What? You're not amused? No, you go around and you see flashy shit. Trippy shit. Like what? I don't know. No, now it's not really fun. Okay. I'll try to switch to something funnier. Maybe. L'improvviso così. Che uno sbisboccio internazionale! Niente. Oh, change again. Let's go to the other side. You want the fucking train. All'improvviso in inglese, amici. Passiamo all'altra area. Before here we found some peacocks. For no reason. Yeah, creepy. Andrix 555, grazie per il follow. Dovrebbe andare. Io seguirei quella faccia. Ma se prende il cartello piano. Prendo il cartello piano. No, non è. I think it was really like crazy or. Dismea se. Since the game is called LSD. I can't see it. Oh, what's you! Andiamo a vedere un po' meglio l'elefante. Il rosa elefante. No. Ah, here.
What the... What the fuck? Ok. It's a dragon of the dark. Direi che possiamo passare anche ad altro. No, voglio long play. Jump? You cannot jump. If you jump, if you die. You fall, like, allora, you facciamo così. Io salto. And you wake up. L'ultimo sogno. Oh, e cambiamo. And I don't know what. Such a boring nightmare. Such a boring dream. Yeah. I mean, there was a flying pig and some kind of ancient Pokemon. I mean, it was a Pokemon. It was like this. Like. Che è un altro film di no? Che c'è? Dai, sempre il parquet. In casa. Dai, prendi lo spigolo pure tu, dai. Lo spigolo. No, no, la finestra. Lo spigolo. Una libreria. Ho preso lo spigolo, dai. Più lag di un gioco in Android copia di Crash Bandicoot. Abbastanza. Droga, amici. Forse. Però non c'è più. Questo rumore. Delle piramidi, un pezzo del Tetris infilato nel terreno. Aspetta, qualcuno che non era molto bravo. Sì, per solo, qualcuno non era molto molto bravo. Cioè, oppure sapeva, aveva i codicioni perché mettere in diagonale. I codicioni. No, no, assolutamente no. Quello che cambia suono, però, eh? La finezza di far cambiare suono ai passi. È un gioco pensato. Cioè, è stato. Saliamo sulla tester, sulla piramide play. Dell'epilessia. Eccoli qua. No, dove erano? Ah, non erano nessuna parte. No, no, c'erano. Cioè, non lo so, però mi ha sentito. Joseph Bam! Spero di averlo detto bene. Oh, grazie per il follow. No, oh, c'è amore. Ah, la finestra. Eccoli qua. Entriamo nella porta, dai. Ah, ci porta amore. Accoppiamolo. Qui. Donne. No, donne. C'è un ballo. C'è il re che balla con la regina. È un uomo con un cestino in testa. E sono dei cavatappi. Chiaramente dei cavatappi. Ok, lo sai, lo sapevi tu che questi cavatappi qui in Italia li fanno solo a Livorno? Ma che davvero? Sì. È ovvio. Lui è andato a Livorno e ha registrato questa cosa e ci ha fatto il gioco. Dai, più droga. La Biscio dice che la proiezione di un trauma infantile quando l'autore veniva lasciato solo a giocare su quei tappetini per bambini mentre il panda in un'altra camera con la cameriera. Senza pietà proprio, Biscio. E nel frattempo sale un discreto aroma da giù, eh. Sì, mamma mia. In tema. Forse qualcuno si guarda dalla finestra. C'è qualcuno che sta fumando roba in tema qui sotto. Al 2, che è uscito dopo. 2, l'SD2. Finisce mai sto sogno? 2 LSD. 2 LSD sta fumando. Che non si fuma. Niente, questo sogno. Dai, sogna un po' Flavio. Io nel frattempo direi che me la sento di assegnare a questo gioco il titolo di giapponese originale. Perché questo gioco è giapponese originale, signore. È una tartaruga. Hai trovato la tartaruga. Diventata piccola. No. Ma viaggia. Fatti insegnare, dove farti insegnare l'onda energetica. Oh, pallina. C'è il campionato del mondo di pallavolo fra gente vestita. Ma questo Oli e Benji. Col kimono. C'è Capitan Tsubasa, visto che siamo in nome loro. Ma con chi sta giocando sto tipo? Non volevo. Lo so. Com'è la vita? Vai verso la luce, Flavio. Vai verso la luce. Da port. Oh, una glissi. Le glissi fuori. Segui la tartaruga, Homer. Segui il maiale che vola, Homer. Che bello questa scena del maiale che vola con le glissi. Ha dei controlli, devo dire, fenomenali. Visto, eh? No, è perfetto per andare a zigzag. E poi se ti giri a destra, non c'è le glissi. Se ti giri a sinistra, c'è le glissi. Vabbè, ma cambia la prospettiva, lo sai. La nuvola va su, la nuvola va giù. La nuvola va su. Ed è finito.
Però siamo spostati dal centro. Questa è la grande. Siamo stati dynamic. Grande record, però era... Dynamic. Lì era proprio upper dynamic. A parte che. Direi. Downer. Di cambiare gioco. Allora, ok, sì. Cambiamo gioco. Cambiamo gioco, amici. Successo. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Noi nel dubbio. Giapponese originale, perché giapponese originale. Ci piace così, ci piace sentire il suono. Allora, dopodiché, cambiamo. E ho sbagliato, perché ho fatto ripartire LSD. Credo. Ho sbagliato. Devi levare il CD prima di riavviare. Devo togliere il CD, vediamo chi c'è. Maxim562, grazie per il follow. Cuoricini per te. E a che passiamo? Boh. A che passiamo? Abbiamo MDMA, no? Vedo qua? Sì, possiamo fare il platformino fare... oppure il gioco di Salvini oppure poi capirete perché. Oppure direi che a sto punto no, scimmia, forse. Scimmietta, una cosa un po' più sì, dinamica. Sì, dai, sì. Poi c'è anche. E tanti di questi poi. Anche tanti questo. Di questi. Anche tanti di questi. E quello. E poi meno per toglierlo. Meno. Va bene così. Ma noi vogliamo più Mosconi. Come? Ma noi vogliamo più Mosconi. Noi vogliamo più Mosconi. Cambiamo droga. Cambiamo droga. Standing ovation per il cambio gioco. Va bene, ok. Scusate. Ma qui era. Ci eravamo fatti prendere. DreamWorks Interactive. Eh sì, mica pizza e fighi. Chi comincia? Ho giocato fino ad ora io, ho bisogno di un bicchiere d'acqua, che sto morendo. Vado a prenderlo io che sono meno incastrato. È un platform. Bene, sì. Beh, perché non mi sono Vanessa incastrata in questo momento. Vado a prenderlo io, Vanessa. Fammi l'acqua, però. E questo è il mio bicchiere. Questo è il tuo bicchiere e questo è il mio bicchiere. Fell from the sky. Appena girato la polizia. Allora, questo è Skull Monkeys. Cos'è Skull Monkeys? Skip. No, lascia fa un po', perché è completamente fottuto nel cervello. E è una roba realizzata tutta quanta in clay motion. It's appena iscritto al canale. No. Planet, più o meno è lo standard della roba. Boss. Oui, grazie. Scusate amici, l'acqua è importante. Stay hydrated. Fatica. Bastine. Ah, merda! Cazzottone. Così, forno riso. Vabbè, gli ha fregato la palla, dai. Gli ha fregato lui la palla. Ma che è in testa? Dei fatti. E c'è lui che può coprirsi. Mette lo scheletro. Ma giusto il ciuffo in testa. Si mette a cantare canzoni. È un po' medieval. Sì, esatto. Ah, un scippa la pelle. Truce. Ma Jessica non gioca, no? Jessica odia abbastanza i videogiochi ed è per questo che è una santa. Tipo questo tizio spunta dal cielo, si mette su lo stesso casco che hanno loro, viene assunto a loro lì. Messaggini. First, we make an evil engine. We make an evil engine. Evil engine number 9. To destroy the neighborhood. Però l'animazione è fantastica, Un sub, wow. Grazie Elfio per l'abbonamento, grazie per il subscribe. Grazie infinite da Keno Bisboch. Questa roba è bellissima, cioè questi solo di clay motion ci hanno messo 800 anni. E poi vedrete, anche il gioco è fatto tutto così, cioè è un po' come andava di moda, invecchiato un po' male, ma come andava di moda per i Diddy Kong, i Donkey Kong, che facevano quella roba pre-renderizzata, allo stesso modo qui. E magari possiamo pensare di skippare, che l'intro è molto lunga. Sono 3 ore. Non mi aspettavo altro io. Ma fai una per cosa, fare le figuracce. È un po' sete. Non so se quella sia quella di Sciofrizzante. Io voglio la gassata. E allora potevo avvirla. L'acqua gassata. L'acqua gassata caganella. Oh, scusate, è acqua, giuro. Cioè, non è...
Allora, che è? È un platformone alla Donkey Kong. Molto tosto. Molto tosto. Per ammazzarli puoi solo saltare sopra oppure prendi dei colpi in testa. Ah, figo. Prendi dei colpi in testa. No, prendi dei colpi di pistola. E poi puoi sparare, mi sa, col quadrato per ammazzarli. Ah, qua, tipo... Però ce l'hai numerati. No, ce l'hai numerati, ce n'hai tipo 1, 2, 3. E qua veniamo alla parte platforming. No, puoi anche andare... No, devi puoi scendere. Andare giù, probabilmente. Ah, sai come devo fare là? Probabilmente devo andare su... saltarli sopra, che hai visto che già andiamo in testa, no? Sì, sì, sì. Ti danno il doppio salto. È un po' cappè Dante Litteram con la clay motion al posto dell'animazione anni 30. Ah, salta, salta, che è il checkpoint. Eh sì, diciamo... Ma che cosa bella. Ecco, quello. Vabbè, puoi anche andare da sotto, e sopra. Sì, viola mi sa che sono un po' più cattivi. No, si arrabbia del tutto. Da sotto, sicuro. Sì. Ah, ci sono solo più nemici. Questo è tutto. Se ce la fai da sotto. Non ho fatto nulla, giuro. Come hai fatto a saltare? Minchia, hai fatto! So, non ho fatto. Ah, aspetta, quelli rossi. Ah. Ok. Sì, probabilmente qualche interazione con qualche altro. Vabbè, avevi la Elo attorno. Il salto è il salto un po' impastato. E chiedo un Mosconi, grazie. C'è il salto che c'è un po' di ritardo. Vabbè, allora erano. Ha un po' quella meccanica da platform alla Donkey Kong che non mi è mai piaciuta tantissimo perché era un po' impastata. Ora lo so, io non sono un grande fan di Donkey Kong. Altro Mosconi, grazie. Mosconi. Io vedo una speedrun a questo gioco. Vabbè, ma la speedrun a questo gioco li salti tutti e poi no. Fa tutto da sopra, figurati. Se dovete fare i salti non è un problema. Sono stronzi, no? È stronzissimo. Mosconi, calmino. Ma che oh! Ma che oh! Chi è che va avanti? Quasi, dovevi avere più coraggio. Beh, io lo lascio qui, Lo lascio qui. Mosconi lo lascio qui. Già, pensa che mori di sicuro. Infatti era proprio bello, 100 palline e prendi la vita. Si è preso la mano ormai. E dai, comunque dei salti un po' impastati. Sì, no. Dei platform sono. Giuda, perché non li vedi? Lo lascio lì, Mosconi. E questo mo lo posso togliere perché tanto era da prima. Ok. Era lì da prima, lo posso togliere. Ho preso anche la vita. Ma è facile, devi solo premere il tasto direzionale perché sono distanze giuste. Devi solo stare attento. Dice perché giustamente esplodono pur essendo fatti di pongo. Magari dentro c'è la dinamite, come sai. Oh. Il mio pongo va a casa. Checkpoint! Checkpoint! Guerrieri! Perché dici no. Lì mortacci vostra? Ma perché dici vostra? No. No. Game over. Minchia, tostissimo. Che vuoi fare? Vai Dani, vai Dani, vai Dani. Ti facciamo il giro. Oddio. Anche perché io con i platform mi sono già smerdato abbastanza. Mi faccio un bicchiere. Vai. Vabbè, bicchiere. Passa avanti. Scalo. Oh mio Dio. Ci alterniamo un poco. Dicono che per passare l'acqua bisogna aprire la bottiglia, però. Fai un favore, Flops. Dico che sì, oppure la prendi. Ah, ma da capo! Da capo è una vitaccia. Da capo, davvero? Da capo vuole un Mosconi, comunque. Da capo potrebbe esserci un Mosconi. No, un Mosconcino, no. Veloce, così. Questo non fa niente. Dopo il gioco di prima questo sembra essere piuttosto sensato. Lo so, però come dire. Ma infatti abbiamo fatto comunque di capoccia, comunque la trama è... Le animazioni sono il gioco così. Corri, però magari ragazzo, possiamo mettere. Salta qui. Beh, devi saltare due scimmie per scoppiarle. Oddio, vabbè, figurati. Guardala come pure il Madonna Vitturini! Guarda lì! Ninja! No? Vento. Marco the... scende. No! Che e questo è proprio lui. È proprio lui. È proprio lui. Comunque. Lui citato.
Lascialo stare. Ma perché? Sì, lascio stare, lascio stare, lascio stare, ne vado. Le checkpoint, le vedo il checkpoint. Sì, ho preso. Aspetta, aspetta, vai indietro. Vado indietro. Ah, uccidi. Vai tutto a destra. Uccidi, vai a destra. Vai a destra. Oh. Yeah. Ma che preso? Tutto a destra. Tutto a destra, vai. Sono andato a destra, ma qui c'ho. Salta. C'ho un muro. Beh, mi ricordo che c'era una... Ah, eccolo. La Elo e... Allora, dillo che era già fino a 6 volte. No, l'abbiamo giocato ieri, visto questa cosa. Boom, doppia. Sì, hanno dei movimenti random che ti inculano. Potrebbe essere l'emulatore, ma insomma sembra abbastanza costante. Se io faccio tipo... La cosa è che non è che è impreciso, è proprio in ritardo. Non so come fare il superzato. Le pallette sono fumo, Passerotto. Chiaramente fumo. Oddio! No, c'era la superpallona, no. Sei stato ingordo. Perché ha detto teleport, penso che sia una cosa strana. Misci, abbiamo saltato la... Sono stronzi, sono dietro i pilastri. Esatto. Io lo sapevo. Sapevi pensare. Hanno un po' di palline qua. Anche Germano lo sapeva. Sono i puff, bravo, sono i puff a formaggio. Ah, capocciata. Ah, non capocciata. Tu muori. Tu muoio. Uno però. Doppio halo. Si può accumulare? Mi sa, no, mi sa di no. Non si sa. Però posso sparare. Però puoi sparare, hai un solo colpo e te lo sei bruciato. È vero. No, mi sa che boh. Tieni premuto. Niente. Che fa questo rumore per spremo L1. Forse hai qualche potere che non hai ancora. Ma vatti a prendere la chiocciolina. La casella di posta per il Gmail, esatto. Così. Fine, sei spato cato? Non va. Match. Sai come si. Cioè sono un po' saltato. Comunque, se permettete, sta roba è invecchiata molto. Per quanto punto da mezzo credo, magari a livello di gioco non sia proprio allo stesso livello, è invecchiata molto meglio di Donkey Kong Country. Ingurdo! Così, di prepotenza lui. Eh sì, perché tanto aveva la. Gli iframe, sì. Ti sposterò! Però bene l'animazione. Ti sposterò! Ha animato molto bene, si vede che c'hanno. Sfora free life, ci fa sempre piacere avere una free life. No, sono morto che pezzi come di merda, però. Un fagianone, non dovevo essere così. Biscio dice, se salti 12 volte di fila su un checkpoint si apre il livello segreto, ma questa cosa non è assolutamente vera perché Biscio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! Vabbè, non lo faccio più. Biscio ci ha provato, pensa quanto ti vuole bene. Vuole più bene di me, io ti conosco, lui no. Oh. È cattivo. Mosconi, Moscona, Moscona. Moscona, 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 Moscona. Forse è partito un giapponese originale per sbaglio. Insomma, assolutamente non è un giapponese originale. Però no, è che. Qua adesso. Poi quando se ne va il bastardello tutto. Mi piace il verso che fa. Ok. Momento, momento, momento. Grande così. Tripla. Ah, perché? E che va lì? Si alta, si caga sotto e torna indietro. Che si pare che vogliono uccidermi, capito? Ma secondo me vogliono uccidermi. Torna di là, qua. Grande. Ecco. Oh, vite, no! C'erano un milione di vite. Un milione. Ti metto il cheat se vuoi. No, vabbè, non è. Tanto non muoio. Cazzano. Va a sinistra. Show. No, ti lanciano le palle. No, questi lasciano. Oh, mi piace di più, adesso ha più senso uccidermi. Perché hanno delle palle. Sì. No.
no, mi sa che quello devo saltarlo. Non è un super bonus, mi sa. Sì, il super bonus fa perdere una vita. Il super bonus della sedia elettrica. Facile. Belli non musichino sotto, eh. Una scimmia, esatto. Questo è bucio di culo a casa mia. Questo è tutto calcolato. Guardi il saltino che ho fatto in relazione al bucio di culo. Volevo dire al... Andiamo, la 96, 97. Cos'è? C'è qualche aiuto, ti prego, non farmi del male. Ecco che serve. Non fare. Aia. Non fare l'uscita. Due vite, caro. Due vite? No, e si riparte da qua. Se stiamo in gioco con una linea che somigliava al nostro protagonista, è una pistola laser. Dovrebbe essere Earthworm Jim, viscio. Facciamo una cosa, morire. È importante perché quella vita in più mi dava un fastidio. Un fastidio atroce quel 3. E adesso si avvicina il boss, quindi non voglio farlo con il vantaggio di avere più vite. Se il protagonista fosse un uomo pollo, è realmente una suggestione. Ma boh, è un classico uomo pollo che si. No, quello! Quindi puoi fare questo tutto il gioco. Puoi fare questo tutto il gioco. Poi la gente a casa si spara, però. Subito, preciso proprio! Perché ci siamo staccati di essere bravi a questo gioco. Quando mai siamo stati bravi a questo gioco? Prendi il checkpoint. Mia Carry 32, grazie per il follow! Allora, tu ti sposti. Poi io salgo. Prendo la vita. Vado qua. Arriva la resa. Earthworm Jim, sì. Visci. Perché avevo fatto tutto il figo facendo le cose qua. No! E di solito fanno un pezzettino così. E invece. Hashtag e invece. Come era sportivo della giornata? Così. Questo è perché lui mi ha ucciso. Non mi dica. No! Sembra facile, ed è facile. Sembra facile, però alle volte ci si mette. Bene. Tu sei il mio nemico giurato. Game over. È game over. Vogliamo mettere tipo... Molto carino, devo dire. Un perché... salvataggio da prima. Uccellanci. Mettiamo un salvataggio. Tra virgolette. E infatti. Ah, vabbè. Ah, ok. Faccio la speed. Sì. Password. Oh mio Dio, che non bisboccio online. Oh, che non bisboccio. Password. Sì. Cosa gli hai fatto a quel povero telefono? C'ha la modalità notturna. È a luce rossa. No. È a luce rossa. Allora, torno indietro. Forse ci ha preso la password. Troppo indietro. Proviamo a mettere tipo questo qui. Metti cerchio. Aspetta. Vai, premi start. Così. Okay, allora. Cerchio. Cerchio L1. L1. Ora mi sbaglio. Quadrato, quadrato. R2, R2. Triangolo. R2. R2. R1. Cerchio. X. Start. Yeah! Abbiamo vinto il gioco! Molto bella questa. Cazzo. Cosa? È roba più assurda. Cosa? Chi più l'oppio? No. Posso anche volare? Ora sì. È sbloccato i fatti. Che cosa bellerrima è adesso. Spero si vede su qualcosa. Sì. Qui c'è un sacco di cose. Mi sembra che secondo me questo lo prendere. Qui sono gli spari. Qui sono gli spari? Sì. Quello però non è uno sparo gigante, è una fornata. È molto più comodo. Grazie. Decidendo dove cadere. Abbiamo preso un salvataggio. Il mio salvataggio è prima questo. Salvataggio prima, chiaramente, perché lui non si è però mo no, fatto vedere, ma è uno speedrunner di... quindi ci ha fatto il salvataggio. Dove vai se il personaggio non c'è? Nico, devo scendere, mi stai dicendo. O morire, è la scelta tua. Pensavo lì da una capocciata. A cosa ti fa più piacere?
E non hai più no, il... No, non hai preso le cose. Non hai preso le cose. E vabbè, facciamola complicata. Ma devi scendere o devi andare altrove? Te lo dirò subito. Yeah! Esatto. E adesso devo prendere le cose per volare. Tipo, ma tipo se vai a sinistra? A sinistra? Bang. Oh, livello segreto. Ma che bello, cioè, guarda che figata quello fondale. Sì, cioè, è fisso, però. Sono sicuro che io debba scendere. Oh, che dico? Devi salire. Secondo me, scendi. Scendi senza morire. No, sul favore. Un po' di brivido va dato, se no. Brancanino. Un brivido patibido, queste cose qua. Un brivido felino. Cos'è quello? Che è la palla? No, no, devo. Sei piesto, devi essere. Questo l'ho prodotto. Ma anche lui. Alcuni sì. Ok. Forse devo andare lì. Ma che è? Basta. Ma smettiamo? No, dico, sta andando. Sto scendendo verso il non farti ammazzare. Forse. Ok, non pensavo scendere in girasse. E invece. Facciamo così. Speedrun. Vai. Devo andare che scendevi spaventare. Esattamente, che devi salire. Beh, sarebbe davvero bastardo avermi sotto queste cose giù. No, ma c'erano pure le freccine, che cazzo, dai. C'erano le freccine. Quando esci? Oh, no! No! Vabbè, no, sono un sacco di fava, deludentissimo. Spero fosse tipo un mega raptor americano. Ania, ah, 3105, grazie per il follow. Ah, ma è finito così. Sono stato troppo forte. Aspetta, va in giro che a volte ci sta al mondo vicino al teletrasporto. O forse c'è la morte. O forse non c'è un cazzo. Il primo livello in cui andiamo in giro ovviamente c'è un cazzo. Ma io già lo sapevo perché stanno aspettando il mondiale. Guarda questi fessi che adesso vanno lì e si fanno, perdono tempo. E non batteranno mai il mio record. No, perché? Prima a morire, sì. Esattamente. Oh, ma allora devo tornare, i miei amici sono tornati. Ma puoi sparare, c'è un po' di proiettili. Sì, sì. Tra l'altro la musica sotto, ora stanno cantando della roba. No, ma che c'hai? Ma io non lo vedevo. Ah, perché lo stanno scuro. Scusate. Ma scendi tutto. Apri tutto, smarmella. Scendo tutto, ma sono i miei amici. Spara. Non lo so, per andare avanti. Ok, si spara così, scusate, ma. Qui sono partito con i selvaggi, ma c'hanno il jet. Che anch'io, diciamo, mi sono. Ho speso i miei punti esperienze per migliorarmi. Non lo so. Il cervello però è rimasto in onda. Allora, io posso aumentare o aumento la descrizione. No, ma non è tu, allora. Tu vabbè, quello lo sappiamo. Rischio. Attenzione. Male questa cosa che devo scrivere anche in scimmione, se no era troppo facile, basta vedere. E così va nel telefono, devo vedere che c'è. C'è la morte, lo sai già. Intanto ormai l'ho fatta la corbelleria. Spara. Esatto. Spara gli. No, ma è facile così. Sì, questa la faccio tutta in caduta libera. Vediamo se ancora! Mentre la stai facendo tutto in caduta libera, certo. È morto! Di Pokenji! Sono quasi morto!
No, nel dubbio muori. Perché vi devo ricordare che il calore si trasmette anche al materiale che è attorno. Non è che no, la fiamma che mi ha preso per esempio adesso. Cadi da giù. Basta farlo tutto così. Se no per quello e poi. No, dire, secondo me così ti fai male. Quello sto sparando a me. Attenzione amici. Mi monitorare sulle cose. Sparagli. Bravo. Un pezzo in faccia, è bellissimo. Allora che io muoia adesso. Ai devine. Eccolo là. Come si vola dentro il bobino. Beh, bene, comunque. Ok. C'è un altro posto. Per il prossimo livello. Noi non ce la segniamo perché tanto è già. No, che tanto le abbiamo già. Ne abbiamo già finite, quindi le abbiamo già tutte. Shards. Allora non sono in ordine. Ah, merda. Non siamo in ordine. All stage in order. Questo deve essere uno degli ultimi che ne esce. Secondo me, questa non riesco a saltare. Che cos'è? Poi ci deve essere un modo per saltare fino a. Non è che non credo che c'è questa. Guarda cosa fa! Che fa? Spara uccidendo la. Ok, non funziona. Non ci puoi attaccare, lo c'è lo volante. Ecco. Oh mio! Mi sa che l'hai sprecato. No, ma era la cosa più bella del mondo. Adesso devo saltare. Adesso si poteva saltare in maniera brevissima. Ah, credo deve essere tipo perfetto nel salto. È una cosa. Ma adesso è una cosa muscolosa. Esatto. No! No! Mi sfugge come abbia fatto a saltarlo free prima. Perfect. Cos'era un. Ma prendi una specie di. Ma prendo gli steroidi. Steroidi! Per farti vedere cos'era. Ah, grazie. Stavo cercando il codice per l'ultimo livello. E comunque a me piace se gioco via. Peccato la mia psicologia è stata chiara. Evita le cose che ti stimolano troppo. E un bel mosconcino. Ma pure in cosa. Mamma mia, pixel perfect. Come ho fatto la prima volta? Questa è la domanda. Prova a risaltare mica. Ma quello è un crescendo. In questi giochi è sempre così, lo fai una volta. Che ho sbagliato le robe. Ho sbagliato. Hai sbagliato. Sbagliato. Per questo. Mamma mia, è proprio una roba pixel perfect. Violenta. Totale globale. Dai, un paio di pixel. No, è Mosconi. Mosconcino. A parte ci deve essere un modo per volare, evidentemente. Non sempre, ti piace un sacco quello. Posso morire brutalmente per iniziare premendo il tasto giusto. No, invece dovrò fare. No, sì, morte. Ma è veramente. È fatta apposta, Perfetto. Ancora? Sto provando tutti i tasti per vedere se riesce fuori lo so. Il volatile per attaccarmi al volatile. Sì, devi attaccare al volatile. Però è meglio morire in spina e poi esplodere. Spero. Che non quella cosa. Ma dice l'eroe Jenkins. Jenkins! Niente. Non funziona questa tattica. Se facessi. SNES 87, che bel nick! Grazie per il follow. Allora, simile a cuccio direi che non funziona. Se io salto così. Aspetta, vediamo se. Facile. Okay. Facilissimo, eh? Com'è? Esatto. Funziona. Più premi X più in realtà salta, ma pensavo bastasse per saltare questa sfera. Sì,
anch'io sono uscito la prima volta. Non fare il figo. E anche la seconda c'è riuscita di mettere testa. Anni, anni. No! Lascialo. Ma che è meglio. Lascialo che è meglio, guarda. Ma che è che? Che? R2. Fa questo. L1. Ah, lascia il coso, mi sa. Non so cos'è sta roba, però mi sento potente. Mi sa che lascia il B. Se evidentemente più leggero puoi fare tutto quello che vuoi. Veramente. Questa non puoi neanche saltare di sopra. Ah! È sgravo! Non lo posso fare più. Sì che lo puoi fare. È sgravissima sta roba. Speriamo di dai. Tra l'altro l'idea è meravigliosa. Cioè, non provo via l'anima. Ma mi sa poi via l'anima. No. Però era la fine. Porco. Ma te le immagini se poi devi rifare tutto. Ishu ci dice non che non lo posso fare più. La tua maestra di matematica elementare dice che eri in gamba, ma ti perdevi un bicchiere d'acqua. Perché come sei fatto tutti i salti e sei caduto come un Pirla. Sì, no, è la mia vita, storia della mia vita proprio. Ok, senti di lottare. Ma non lo so, mi piace. Arrivi quello con cui non si doveva fare essere frame perfect per farlo. Soprattutto. L'ultima. Poi vi vorrei far vedere il boss finale. Esatto, ma boss finale! Boss finale! Jason Boreas 2007, grazie per il follow. Oh, cazzo, dipende se. Questo è sempre Scan Monkeys. E io direi che qualcuno si fa il boss finale. Qualcuno, Stefano. Sei consapevole che le cose devi inserire tu, sì. E le 1 simbolo di Batman. E una Q. Un'altra Q. Una terza Q. Mario Manciano. E il simbolo di Batman. No, questo è il boss finale. Che se ricordo bene è una roba completamente malata. Vediamo se ricordo bene. Veramente bene. Dovrebbe ruttare. Mio, che bello. Sei su quella specie di asteroidino. C'è un asteroide. Cane. Oh no. Oh no, scappa Mino, scappa. Esatto. Ma mi sento benissimo qui. Non vedo una cipolla. Sei uno sicuro, eh? L'ha detto il capo, quindi io l'ho fatto. Comincio a pregando io. Magico. Metti le prendere di lui. C'è una super spera. Spera Genkidama. Al cielo per dare il potere a Stefano. Guardate che bello lo sfondo il tuo tipo. Che è sta pallina? Prima bravo! Ricordiamoci che abbassarsi non è da papi, ma da esperti. Flash. Dai, no, messo.
guarda pure la musica. Ah, a posto. Seriamente. Allora, adesso con calma, con calma. Mazzo. Si ammazza, si ammazzano di quello. Non lo spari. Non era così. Forse devi saltargli sopra invece che saltare. Ma se li spari non puoi sparare. Oppure puoi spararli, ma sparare è un po' da. Con quale spara? Con un tondo, spero. Tradotto anche. No, non spara. Ne va con gli altri. E allora siamo nudi qui per sfuggire le armate del male. Ok, intanto sono degli errori. Quello il simbolo di Paolo, ma bisogna andarlo a prendere. E c'è un checkpoint. No, quelli sono i cosi. Quelli sono gli spari. Quelli sono gli spari. Ma andiamo a prendere. Bravo! Che mi piace la tua. I morti? No, siamo lì. Mai morti, mai prima mai. No! Come sparava? Quello di destra. Quello di destra, sì. Forse non è a cerchio. B. Chiamiamolo cerchio B. Wow, sì, grande io che mi sono abbonato! Antonio! Hai ricordato a tutti che mi sono abbonato, eh? Esatto! Questo era molto facile. Prima era Ral Van Caracol, molto più complicato. Era una sleppa così che ti moriva. Era perché in questo momento eri tu protagonista, eh? Esatto! Voglio vedere che dici. Due mesi. Allora, facciamo una po'. Veloce per vedere quanti secondi ci mette a morire. Secondi più o meno. È tosto. Non è che sia da tosto, è che è molto improntato al se ci sai giocare. Sei dato niente. No, penso che fare il doppio salto. 14 vite solo, oh mio Dio, non ce la faremo mai. Allora, qua, bomba. Poi facciamo piano, piano e poi piano. Devi prendere il tuo tempo. Piano. E poi sì, se lo prende Germano. Piano, Germano si prenderà. Vedi, questo era quello di prima. Io faccio così. Mash 81. Oh, la vita. Grande, grande. Mash 81, grazie per l'abbonamento. Non ho reso giustizia a questo abbonamento. Lascialo, direi che lo prendo. Questo livello che fa abbastanza scogli fisso di Sigian. Poi devi fare il doppio salto. Bamba. Allora, casa di funzione. Ora che sono pure lì. No. Funzione. Sei andato troppo facile. Mi hai deluso per l'ultima volta. O per la prima. Fare molto più attenzione a questo film. Ah sì, ho riposato per 5 minuti gli occhi. Stavo morendo, vado io. Attento agli uccelli, eh. Sto attento agli uccelli. Che ora cosa mette? Gli uccelli sono uguali. Spara, spara. Guarda, sì, gli uccelli potrebbero essere. Ah, sono buoni. Aspetta. Ma c'è stato un subscribe. Yeah! Abbiamo anche iniziato. 4. Yeah. Grazie, amico! Vedi che fanno percorsi diversi? Bastard. Che vuoi fare? Ti cerca. Sente. Fanno i nemici di Non riesce la capo. Vi ricordate Mashi? Mashi? Sì. Ricordate a Mashi che ora ha le emoticon di Mosconi? Ah, giusto. Ah. Supportaci con le emoticon di Mosconi. Era gara, guarda. E Kenobi 1 non era Mosconi. Comunque se, qui, se no, andate no. Fra le faccine. Se andate fra le faccine la mia. Kenobi 1. Allora è Kenobi piccolo.
solo una muscolina. Ecco, questo è il livello. Dato che ti fa anche ricominciare così. È il livello muscolino. Questo è il letto. È allora non mi manco più fatto di livello muscolino. Allora, ecco. Copiamo. Siamo a 17, abbiamo quasi un'altra vita, dai. Quindi no. Eccolo lì, maci subito per il nostro supporto per noi. The Adventurous Lara Croft, che onore! Grazie per il fiore. Grazie mille! E aiutaci con la forza spirituale del... di Goza! La doppia pistola! O del okay, maggiordomo se chiuso nel frigo! Non più! No, va bene, dai! Senza sarebbe non cadere. I poligononi erano una specie di checkpoint in questo inside joke. Sì, no, ma lo sai la storia? Che l'avevano fatto in scherzo. Sì, tipo, che ti pare che lo facciano così? 30 milioni di copie. Produciamo. Questo è un attimo in una. Oh, mio Dio, non devo sbagliare questo salto! Paura, dai, eh. Mamma mia. Io no, grande. Sono come un... Che bella però questa cosa. Ah, in tutto questo, pubblicità non occulta, ma dovete sapere che abbiamo il nostro Babic, Andrea Babic, Bisboc, la seconda metà, la mente di Geno Bisboc, che, diciamo, oggi, nel senso di a mezzanotte, avrà il suo gioco Mario & Rabbids, che uscirà finalmente, sta collezionando grandi recensioni, quindi insomma mi... A nome di Geno Bisboc Ginevra ci va di salutarlo e fargli congratulazioni per questa avventura, delle ottime recensioni già, e lo abbracciamo forte. Io non vedo l'ora di giocarlo appena potrò, e lui non vede l'ora di cadere e tirare giù un moscone. Stava io più rapido, se non adesso Isco Mario. Ah, ma sono a tempo. Spariscono. E se non li becchi subito spariscono. Non lo faccio davvero. Vedi? Uh-huh. Di poco, tra l'altro, non è che hai tutto questo. Sì, sì. Questo tampo. Amici, avete problemi con la chat? Continuiamo a fare questa cosa. Andiamoci un po' di spari, tanto noi lo usiamo, ma. Salta pure con il mio nome. Questo dovrebbe andare qua. E spero di non cadere. Questa secondo noi devo prenderlo? Sì. È quella roba che ti fa fare i poteri, sa. È la sfera che diventi grosso, enorme. Prendere pure i proiettili al posto di uno. È una vita. No, è una pereta. È una pera. Ah, è vero. È una cosa. Quella che levi da... Ah, le loffoni. Luca cazzo sta aspettando mezzanotte per giocare. Mentre qualcuno non aspetta mezzanotte per Moscone. Come lui muore. Altrimenti. Anche io non vedo l'ora, ma penso che aspetterò una settimana di fare un giro al negozio e comprare lezione fisica. È tempo Flavio, ti vedete fuori qua dalla dura? Ciao Flavio. Ciao Flavio! Vai venire. Mettimi di colpo. E Dio, ho iniziato a seguire il canale. Ottimo nick per questa fase di gioco. Io direi che fai un ultimo tentativo e poi cambiamo gioco. Io muoio e cambiamo gioco. Aspetta. E ti fai un'ultima vita. E vabbè, l'ultima vita me lo dici adesso. La vita è così, è fatta di decisioni così. Può essere istinto. Bisogna saper perdere. Sono le 11 che ho fatto due giochi. E ce la faremo, sì, ce la faremo. Perché io grazie alla meditazione francese sto prima. Ecco qua. No. Vero. Daniele, hai combattuto egregiamente. Onore. E sei meritato un ultimo. Mi vado, ultimo torno Mosconi. Torno nelle trovie. No, ma non necessariamente, è che devo mettere il gioco nuovo, quindi. Aspetta. Lo so. Così. Chiudiamo Skull Monkeys. Anche detto Neverhood. E
partiamo, andiamo con altro. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare, signori? Abbiamo detto... Allora, abbiamo... Io direi che andiamo sonoramente, ma proprio sonoramente con questo. La radio del gioco è troppo alta. Allora, il gioco è molto alto, lo abbassiamo un'antecchia. Mentre il video del gioco non video. Solo 47. Vabbè. Eccolo, eccolo. Eccolo lì. Volete... Che? Sì. Sì, signori. Lo stiamo facendo per la prima volta in Italia. Ah, questo è Totti da pubblicità Pepsi al gusto melone. Sì, sì, però si fa una cosa che sbagliamo. Esatto, gusto di melone, limone, non melone. Totti sempre grande attore, Era 20 anni fa, quindi era. Nel mezzo della carriera. E la leggenda, l'uomo, la leggenda, l'uomo cromato. E lui, l'uomo che corre, è Pepsi Man. Pepsi Man. Sì, è bellissimo. Pubblicità. Allora, no, neanche occulta. Cos'è Pepsi? Un gioco product placement, esatto. Perché effettivamente era un gioco ispirato a una campagna pubblicitaria di Pepsi in Giappone, in cui c'era questo Pepsi Man, che era questo omino vestito in maniera inquietante, che rispondeva all'emergenza della popolazione portandogli della Pepsi. E hanno fatto sta roba con questo americano tipo davanti alla televisione, che è abbastanza. Che cos'è Pepsi? Pepsi Man e Temple Run. Ok, Antilitera Temple Run è Pepsi Man. Oh, Temple Run è Pepsi Man. È un runner game. You got here just at the perfect time. I got a call that a vending machine ahead ran out of Pepsi. And I was just on my way there. And I got a flat tire. Diventa penne a Pepsi perché ha bucato. Vabbè, direi che qualcuno voleva Pepsi. Il gioco, penso che... Come le avventure di Flash. Lui ha una bomba e deve scappare. Dopo che hai giocato tu quella Pepsi. Madonna, sento sì. Soltare, sì, si può soltare. E puoi anche andare sotto. Con un quadrato. Con un quadrato. Sì, Temple Run è copiato lo sputato. Ah, devi prendere più lattini possibile, ovviamente. No. Sul freddo Pepsi Man, probabilmente. Vuoi andare sotto? Sembra che ci metti questa roba. Invece no. Dai, a mano, devi prendere la mano. Sotto. No! Troppo presto, bro. Check. Posso prendere queste così? Ma un po' rallenti. Ah, perché è sempre. Ora i comandi invertiti, Oggi. Questa è la ruspa che mi devi portare. Comandi invertiti come sono qua. Non sei sgravo, eh? Invece il comandi normale. C'è qua. C'è il cervello wired al contrario. Cos'è wired? Cablato al contrario. Attenzione. Schivabilmente bucce di banana. E ora comincia a lanciare dei mobili addosso direttamente. I preghetti, divani. Ma ho capito perché è quella bucata, cioè. Dicono jingle dell'anno, esatto. Francesca Zambanni dice che vede questo gioco precipitare in un oceano di trash ancora prima di iniziare. Pepsi Man. Potrebbe mettere un'altra cosa, un pulsante Pepsi. Già. Finalmente tutta questa corsa è bersi una buona Pepsi. Cazzo, io c'ho una cazzo di sede questo. Vorresti un Pepsi adesso? No, Pepsi non mi piace, però sono l'ultima zero. Che stai cercando di fare... Dobbiamo apparare, no? Esatto, di apparare. Intanto ho fatto il record. Bello, ci abbiamo giocato. E anche il record di tempo, eh? Ah, è vero, l'hai fatto il clear time. Bravo, io non ce l'ho fatta. Vabbè. Bravo. Non ho preso niente. Guarda come carica facendo lì. Ma è illegale sta cosa? Cioè.
pubblicità. Oh, cazzo, tu che stai pagando per una pubblicità di gioco? E comunque era una campagna pubblicitaria in Giappone, quindi capito, c'erano nuovi personaggi, action figures. Quindi tu sei venuto in una tomba. Ti giuro, non l'avevi minimamente cercato. Che ero proprio come se stessi pensando a quasi ad altro. Guarda la mia buona Pepsi. Però non si era un po' pippone perché la casca ovunque, non ci vedo, si fa male. Ma infatti anche nelle pubblicità era fatta apposta, cioè era un pirla totale, le recuperate su internet. Però era sempre questa l'idea, cioè era lui che andava in No, doveva andare Ah, c'era la cosa, andare sulla trave. Perché allora metto tutte le cose tosse, per... tosse. Il gioco si incazza, il gioco al secondo picchia, al secondo livello già picchia, non è tempo run, esatto. Qua è... mica quelle così che ti scarichi per fare swish guarda. Questo è Pepsi Man, Pepsi magari ci fosse questo cellulare. Questo è Pepsi fucking Man, magari c'è il porting, guarda che se cerchi secondo me il porting per Android esiste. Beh sì, sti cazzi che... c'entrerò così. Boom! Nel tavolo della, il tavolo Ikea della signora, nella sedia Stefan. Quindi potevo sfondare la finestra, forse sì. No, perché c'erano delle Pepsi proprio dietro la finestra. Wii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 i
San Francisco all'improvviso. Ed è subito Sonic Adventure 2, praticamente. No, troppo presto. Passa sopra il camion, sopra sopra, dai. Sarebbe stato molto figo, ma mi ricordo. Sì, okay, non c'è il tasto giù. Qua c'è il tasto super salto che è fichi. Boom! Bene, tutto. Entra. Cominciano a lanciargli addosso anche le serie di tabellini. Perché? Letteralmente. Esatto. Cosa bello, si ferma tutto. Cioè, il tipo smette di lanciarsi i ma allora si strucca. Oh, al pelo, eh. Al pelo, sì, Dio. Sì, bravo. E c'è anche la gente che festeggia perché sono arrivato a prendermi. Certo. Dimmi che arriva un camion, dimmi che arriva un camion. Perché è in mezzo alla strada. Ma quello sarebbe. Fa frizzare la Pepsi. Pepsi, che gioco meraviglioso. Ah, io lo voglio per. Sicuro arriva il camion ora. Batto. Eccolo lì! Sì. Devi correre dietro la Pepsi. Ah, contrario. Ma cos'è Crash Bandicoot? Ma cos'è Crash Bandicoot? Che sono queste pietre? No, devi correre dietro le Pepsi che ti voglio menare. Aiuto! Salta uomo! Io salto, ma. Okay. Muori schiacciato! È andato molto bene! Pepsi è molto schiacciato, Pepsi. Devo prendere. No, devi schivare tutto. Salta! Salto, ma prima che si riprende. Salta a caso. Semplici! E comunque è caruccio quel gioco, No, ti prego! Ci sono quasi, lo sento! No! Guarda lì! Mio Dio, ma era davvero la fine! Non ho visto io, No, infatti no. Qui sarebbe il problema Mosconi, però. Non voglio interrompere questo Pepsi, ma. Vabbè, c'è. Ce l'ha detto il Mosconi lì! Attenzione! Ok, mi piace farla con senza possibilità di sbagliare. Perché c'hai proprio l'Eye of the Tiger. Lo Scars of the Tiger. Lo Scars of the Tiger. Dove li troviamo questi giochi? È in giro, qui belli. Da Antonio Bellotta. Da me, sono io, faccio un po' di selezione drogata. Guardandomi un po' le liste di roba assurda, giochi non conosciuti, magari provandoli. Non so se volevo andare a prendere la bicicletta per vedere cosa fare. Dovresti andare più veloce perché sono bicicletta che prendo sempre, quindi va bene. Grazie. Però era il suo fine. Basta un po' il volume del. Un po' di più. Se no c'è il ritorno. Stai. Il fugliato sul suo. L'audio. Attenzione, il momento è flawless.
Flawless Vittorio Vitturini. Mamma mia, Flawless! Ami. Yes! Ci mette tempo, ma la porta a casa. Mi parla bene, le cose vanno. Praticamente come, bene. Come il finale di cosa? Di Prometheus. Un pochino meglio, però. Un pochino meglio, questo. Vabbè, lei è positivo. Chi vuole provare a io. Vai. Magari io lo lascio cadere che prima Another Day in Paradise. Schipo, no. Dai che, cioè, vediamo, guarda che bella immagine. Vediamo il panzone americano. Another Day in Paradise, così. È la Pepsi. Next stage. Cioè, ma che cosa bellissima. Come si salta con X. Salta con X, si scivola con quadrato e poi ti sposta. Basta. Conviene con le freccette. Attenzione. There's a building on fire just ahead. We need to get there immediately, but look, dobbiamo spegnere il building on fire con la Pepsi. Ma tu sei un hanno bucato anche i pompieri. Ma sei un pompiere, ma buttagli l'acqua, perché la Pepsi? Poi la Pepsi si sa che è infiammabile. And it doesn't seem likely that we can get first aid to them in time. Can't you give them something? Tra l'altro l'attore ha pagato a Pepsi e molti panini con la mortadella. Molti. Tantissimi. E l'attore, appunto, dicevo, non è il primo stronzo, cioè è un tizio che poi faceva da comparsate anche in da protagonista in pubblicità, comparsate in telefilm, insomma, guarda di quelle classiche. La faccia conosciuta. All'improvviso, così, è l'apocalisse zombie, Walking Dead. Oh, macchine che esplodono. E dice che gira. Esatto. Dice chi mia Pepsi. Porco. Ha detto che ci sia. Garota Otaku, grazie. No, vabbè, raga. Cioè, come fa fare senza mia cuore adesso? Io spero non ci sia una versione. Nei moriti leva pure la vita. Buoni. Facciamo milioni di milioni di cose. Diritti devi fare Pepsi, era gratis. No, devo andare a risaltare. Ma forse girare tutto. L'ultima Pepsi Vita, però. Perché la Pepsi Vita è meglio della Coca Vita. Salta. No, devi andare in mano. Oh, grandissimo. È pestato un sotto. Non è quadrato, no, sì. Sì, sono io che non viene quando vai dritto e salti, poi le ruspe. Se poi ci stanno chiamando proprio il prossimo gioco. Esatto, cioè lo vogliono proprio. Finito. No, aspetta, per rifare. Ti hanno ma rifai tutto da capo. No, ma che davvero? Io questo è tosto. È già un gioco in forse continua. Non ce l'hai? No. È già finito, no? Sì. Sì. Direi che anche quasi no. Giapponese originale. È chiaramente il giapponese originale. No! Asterisco! Vai! Giapponese originale! Questo gira! Non puoi andarci sopra, basta, non c'è. Siamo contenti, ti piacciono, Zambanni? Come per no! Boom! Mi ha seccato così. Ti ha sparato di nuovo. Sì, tra 20 centimetri dal cacchio. È tosto. Sembra un gioco scemo. No. Vabbè, Pepsi Man è comunque un supereroe. Cioè, si è spezzato. Spider-Man, cioè, gli fa una vita. Cammina sopra. Cioè, cammina sui barili. Salta! Sì, barili. Intanto c'è questo. Tutto sotto fa. Alpinissimo! Occhio alla ruspa. Ok, adesso va a destra. Grandissimo. No! Quello dentro è evidentemente il tuo peggior nemico e vuole ucciderti. Perché no? Giù! Avrei insidiato sua madre, però.
si vedono sullo non sfondo. Si vedono, infatti. Occhio, giù, figli di giù. Tutti giù. Devo saltare. In effetti è un buon tentativo saltare, però. Qui si sarebbe da imparare ad andare giù. Allora, qua salti, poi giù, a destra. Destra. Si è Lion, cos'è? Qua è destra, Mosconi. Bene, Mosconi giù. Sì, no, poi sempre giù, sempre giù. Ma Lion vogliamo parlare che gioco era. Ah, il trofeo Lion. Trofeo. No. Infatti la sono citato giù tutte le persone giù. Vogliamo giù, Mosconi, giù. Vogliamo Mosconi. Giù. Tu giù, raga, non è che cioè finisce il giù, non è che è infinito, Cosa? Va timeout bene. Giù. No, io ho giuro che lo so. Vabbè. Quali puoi fare giù e salto? Che tu vai giù qui. Poi anche lo fai. No. Sono dei figli di, sono dei figli esatto, di. Esatto. Sono dei figli di. Loro, proprio loro. Su. Destra. Attenta la ruspa, destra, salto. Ok. Giù ancora. Giù. Sudando, ragazzi. Giù. No, io ricordo. Cioè, i controlli ritardati, però, cioè. No. Con calma. Due salta subito. Ce l'ha fatta, minchia, diagonale, figata. Che sei più tu fai così tutto. Ora si fotte delle cose. Delle pezze. Scusami. No, no. Giù da so. Forse lo sta andando a prendere. Quindi devi andare di lì a saltare. Finito. Io faccio un altro giro, poi cambiamo. Tanto cioè. No, raga, cioè, tanto è chiamato. È veramente impegnativo. Cioè, quello che fa il torneo monografico su Pepsi Man. Facciamolo, organizziamolo con i. Assolutamente. Tutti i sub. Ma chi l'ha mai fatto? I sub. No, noi siamo tutti lunedì, voglio. Gimme Pepsi! Troppo. Sempre. Che tipo se prendi le Pepsi, se c'è in realtà il quadrino della Pepsi sopra. Di almeno. Che poi non colpo quando caschi. Non ho preso il checkpoint, no. Sono capace di non prendere il checkpoint. Però se devo dire l'attività di questo gioco è molto forte. Però in fondo il barino è una lattina, quindi magari le lattine le conosce bene, capito? Qui prendo questo. Cos'era? Checkpoint. Ci portiamo a casa l'altro mio. Io di sotto. Ok. Ora allora questo è sopra. Sotto. Destra. Prima di destra e poi salto. Ok, salto. Salto! Porco zio. Sotto. Ogni persona sopra. Sotto. Ok, sotto. Ok. Papà. Tutto. Se no sotto come ha fatto. Infatti sì. Ci ho pensato. Questo viene fotto delle lattine. Questo lì se lo fai io. Sì. Vogliamo forse rischiare? Non credo, amici. Wow. Oh, Pepsi. No! Non so che. Dai, però questo è proprio. Hurry. Vabbè, ma io come faccio qua? Da qui! Vabbè, però ho fatto. Ho fatto i pezzi. Gli batto i pepsi. Mai più a farla quella roba, erano i miei 30 secondi di god mode in cui vado due volte al giorno e poi comincio a finirsi pure in mezzo. Non ci voglio stare spento. Giù. Momento. Questa non è la mia Pepsi di Batman. Pepsi. Questo è il jingle più bello della storia del mondo. Che bro, ragazzi. Raso. Ma qua questo cade e questo qua salta e questo va così e questo va giù e questo va giù, credevo, e invece no. Ti prego, fammi iniziare da qua. C'è anche il ruspone finale poi. Uh!
Sì, Madonna. Sì, Madonna. Sei. Un piccolo su Italia si sembra un gioco simile. Chinotto, me. E l'idea fu tramutata in un film, sì. Come giusto che sia. Finché non crepo, e poi cambiamo. Vai, facciamo fare il gioco della ruspa. Vai. È che ce l'ha chiamato abbastanza. Sì, qua è pieno di ruspe, tutta una ruspa. Tutta una grande ruspa a perdita d'occhio. Il sud del Veneto, dove è tutta ruspa per te. Ah, se ne fuggi. E fanno male. Senti bene, però. Destra, sinistra, senti bene. Hai ragione. Occhio, okay, questi sono i... Ci deve essere un modo per fare tutto. Assolutamente sì. Perché altrimenti non è possibile prendere... Cioè, la telecamera è girata e io ho girato, giustamente. Facciamo questa non conta per dignità, ti prego. Esatto. C'è anche la versione arcade. Si è distribuito. Sai che bellezza. Tu metti una versione arcade e poi dici non le versi. Dopo. Io adesso spenderei. Vabbè, ma questo è stato. No, questo. Va. Però pure te. È ovvio che da quella parte non ci sia. Poi dice che uno si butta a destra. Esatto. Oppure magari visto che questo gioco mi sembra abbastanza trollone. È proprio un troll il fatto che sta la cosa lì. Esatto, cosa, sai che lì qualcosa di puoi farlo. Wow! Quindi quello forse è quello. Sì. Forse sì. Perché il cazzo di tombi che fa? Iiii, carissimo. Ma non è veloce. Sì, perché di sotto volevo che scogli a parire. Improvviso, un treno! Ah, pensavo di potessi saltare di là. Sì, Ho capito, però pure quei lavoratori qua, povera gente. Lavoratori? Non ero abbastanza Pepsi, me. Oh, c'è una vita! Aspetta. No, è buggato. Forse devi passare da destra. Forse devo passare da prima a destra. Sono le Pepsi che ti fregano. Vabbè. No, vogliamo sapere. Pepsi Man, nemico degli operai. Il popolo vuole sapere, però, se devi passare a destra. No, sto cazzo. No. Va bene così. Chiudiamo Pepsi Man. Che comunque un'esperienza ringrazio... è una qualità. Esatto, ringraziamo la Pepsi perché adesso so cosa fare per le prossime tre ore. Che poi a parte il... Cioè, il gioco comunque è fatto anche abbastanza bene. Oh no, ma è un gioco, cioè è un runner. Cioè, per tanta roba per quello che è. Gioconi per PlayStation Tempo Run 2, 3, è 4, molto 5, peggio 6, di questa. Allora, cosa. Abbiamo l'omino... No, però ha fatto un successo incredibile, facessero Pepsi Man per... Facessimo. Andiamo di ruspa. Candy Crush. Vabbè. E non dico altro. Andiamo di ruspa? Vai. Ruspa! E non è The Call of Salvini, Esattamente. Lui conosciamo. Avessimo le moglie incontrato di Salvini, quando ogni giro. Volta che compare una ruspa sarebbe fantastico. Invece di Musconi, mettiamo Salvini la prossima volta. No. Così, per prepararci a giochi ruspa. No, diciamo che forse meglio, manco quello si merita. Musconi, esatto. Dio l'abbia in gloria. Come c'è scritto sotto un video di Mosconi, scritto non è morto, è andato a dirgliele di persona. È bellissima. Allora, vogliamo ricordarlo così. Ciao. Jess, you're going to sleep? Yeah. We're playing a game where you actually have a power machine. No, like the things for you. Come si chiama? To dig in. No idea. Shovel. Yeah, power shovel. Seriously? Yes. He has to be the pilot. Yes, one of those. And he's all Japanese. He's also the best of C'è il versus mode. C'è il versus mode. Dopo.
Facciamo un begin. Così no, io simulator. No, prendi prendi il merottino. Dai, va bene. Practice mode. Hai, ho appena letto la difficoltà. Questo è Power Shovel, amici. E c'è una ruspa e dovete pilotarla. Come? Allora, vai avanti con R1 L1 ai due cingoli. Ok. Ok. E R2 L2 i cingoli vanno lì indietro. E poi hai mappati lungo la roba tutti i vari comandi. Tutti i vari. Ma this is the what the fuck now. All the what the fuck games. Oh my god, it's good. You're the best game ever. Yeah, man. So now I should be like this. Ciao. Salutiamo Jessica sul divano. Povera stella. You have time. Yeah, I should have time. Veloce. Se mio nonno teneva allora, le palle devi reagire bene. No, qua, no, non è vero. Allora, facciamo. Ah, questo è il gioco degli umarelli praticamente. Sì, è il gioco dei vecchi nel cantiere. Ragazzi, apri la pala al mini parco giochi con la mia ragazzina. E chiudi la pala. C'era dei ruspa. No, c'era uno dei giochi che c'era una mini ruspa con i quattro comandi per leve e le palline, tu devi spostare le palline. Ma la mia c'ha i sassi. La mia c'ha i sassi. No, devi stare fermo. Colpisci le cose. No, devi stare fermo, puoi girarti, capito? Ti sei venuto già i nervi, eh? Tantissimo. Facciamo così, guarda. Facciamo così. Mettiamo modalità facile. È tosto. Cioè, c'è un tizio, vi prego, andatelo a vedere su YouTube. Che nel. Nell'ambito del Games Done Quick, che sarebbe quella maratona che fanno di speedrun ogni anno di beneficenza, lo finisce tutto in un quarto d'ora. Ma è una macchina, pare che sta a portare. Questo. Questo gioco. Awesome Old Game Done Quick. Awesome Games Done Quick. Sì. Beginner Mode. Si fai Beginner Mode. Cosa fa la speedrun di sta roba? Così, è come se portasse la ruspa. Comunque vorrei la fare il manovale, no? Chiaramente il manovale. Sì, faceva prima, almeno ci guadagnava qualcosa. Ah, qua ti dà, vedi, la guida in cui fa le cose. Tipo su, in su, poi in angolo, poi su. Te le fa vedere sotto? Porta è serie, facile, porta eh? Serie. Lo so che non ho fatto io ieri, stavo morendo. Triangolo. Giù. Guardi questo gioco, capisci perché la claim è fallita. Allarga un po'. E beh, è un lavoro. Cioè, è un lavoro di precisione. Ecco qua. Niente faccio, è una coordinazione della madonna. Beh sì, oramai è il lavoro loro, certo. Comunque ragazzi, pensa a tutto quello. Madonna. Però senza guida ora. Come si apriva la macchina? Ok. Giù. Si vede che sta anche la parte. Oh bello, bello, l'altro, l'altro su, l'altro su, l'altra parte, l'altro dentro. Qualche modo. Non so qual è l'hitbox del camion. Grazie. Grazie al Palasi 90 per seguirci. Follow! Non sa, scusa. Così pare siamo tutti. Però il suo gruppo. Bram. Se fosse lo scopo rompere il camioncino, questa mano sarebbe molto più. L'hai fatto? Sì. 114 kg? Beh, questo è però è una. Ma è di Taito il gioco? Sì. Perché il
il mostriciattolo ha il simbolo di Taito. Ma Taito c'è questa roba qua. No, R1. Sgancia un cingolo che fa. Anche per la retromarcia è quello di più, ma cingolo. Doremi angolo. Non penso che sia. R2 e L2 insieme. Okay. Va bene, vai. Vai, Steph. Crediamo in te, nel cuore tuo che non ha radici. Vai. Sì, comunque di Taito. Ti lo metti. Vogliamo. A un certo punto Taito è stata. Oh, quanti chili. Vai. 16. Volete metti storto, capite? Vai, vai, comincia a spalare. Ed è per questo motivo che lavoro davanti a un computer e non in una ruspa. Però è questo 282 giri. Quando vedo così, penso. Vai! 5 secondi, che è tantissimo! Ah, quando colpisci? Cavolaccio. Cos'era cavolaccio? Perché è una brutta parola. Io dico 182. Sta imparando, sta imparando. Ce l'abbiamo, abbiamo un futuro. Mo' avevo capito che non devi tozzare. È vero, se. Vai, vai, vai. Pensare di levare un sacco di cibo. Basta, basta, basta. Bravo, ok, vai. Prendi. Tranquillo, non perdere la calma zen. Giù. Vai, poi. Prendi. No, meglio. Com'è? Bravissimo, spara. Sì, è il record 187. Vabbè, un po' ne perdi. Un po' ne perdi, vai. Un'altra così. Alla faccia tua, capocantiere. Bambole. Titolo di capocantiere assegnato qua. Sei di licenza perché hai messo troppa sabbia. Esattamente. Ah, e noi mica stiamo qua a vendere sabbia. Safety 8. Accuracy 7. Skill 7. Attitude 7. Vabbè, dai, keep your chin up, hang in there. È molto. Molto incoraggiante. Tutte le sono in questa serata di tutti i titoli che c'entravano uno con l'altro, no? Vabbè, erano tutti. Cioè, LSD. Le si collega con Pepsi perché poi ti fai cercare sede. No. B. C. LB. Scusate. Vado una lunga giornata. Fatti fare end. Command line interface. No, con la ruspa che seleziona. Bello, eh. Comunque sì, penso che ci fosse chiaramente la versione arcade, visto delle. Guarda come piange, emozionato. No, game over. Vabbè, perché è finito, erano la modalità beginner. Abbiamo finito di giocare, metti altri. Fare le modalità più cazzute ora. Ah, e secondo me, essendo che c'era la versione arcade, come dice Flavio, questa era ovviamente la modalità scema. Drive Power Shower. Per fare. Sai, io mi l'ho anche visto da qualche parte. Perché il verso? No, no, fai part timer mode. Questo? No, il secondo, sì. L'avevo provato a fare molto, no, molto. Tu hai un'altra cosa. Would you like to destroy team? Hai training? Ok. Sono i minigiochi, mi sa che qua devi distruggere le cose.
Che mi pare che bello. No. Bello. Questo è molto bello. Questo sarebbe un campione. Vai. Vai, vai, ci sei. Perché questa deve andare a buono? Perché? Prima persona, ora boom, dai! 5%, 9%, i dubbi! Vai, alzi, abbassa, sfonda tutto, vai! Fatto di vero, fatto di vero! Vai! Sagni, guarda lì, guarda lì! Boom! Minimum di wire 100%. Vai, sfonda il cavallo. Boom! Esplosione! E questo non è il 100%? Non si deve più, la portiera. Vai, vai. Non è il po', non è il po'. No, devi dire. No! No! Hai fatto sfondo! Se il tizio che ti urla dietro e ti sprona in giapponese, giusto. A proposito, allora, proposito allora, in giapponese, allora, direi che anche questo gioco si merita il bollino ufficiale Kenno Bizboch di giapponese originale, amici. Sì, sì. Sì, era la trigione di tutti. E... boom! Vai, vai, abbassa, vai, faccia tutto. Keep ambitious! Veloce, così, en passant! Passato, veloce, molto veloce. Ragazzi, tutti i casi così da fuori. Niente, dico, chi ha giocato qua? Guarda, ma nessuno. Io ci ho giocato e ho detto. Ma prima non sei controlli. Hai detto no, manco io. Manco io. Sì, è questo, però in effetti mi pare un po'. Allora, devi andare su e giù, poi con un triangolo. Però c'è una grazia. Collatera. Premi tasti a caso. Sono in casa, ecco la porta. Comunque sono opposti. Uno. Boom, vai. Davanti, davanti, il motore. Quello opposto. Sì, solo in nipponico. Fallo così. Giusto, bagni. Lavora! Sono la parte centrale, non c'è niente nella parte centrale. Mi pare schifo. Vai! No, vuole prendere. È molto complicato prendere la mano. No, con controlli. I simboli verticali orizzontali. Hai fatto o non hai fatto? Esci, magari vediamo qualche altro nel gioco. Premi A per far correre il tempo, forse. Bene. Molto bene, no, ragazzi. È un drago. Abbiamo visto Game of Thrones. Siamo mangiati la pasta al forno. Buona la pasta al forno. Buona anche la pasta al forno è il simbolo di quando facciamo le serate qui. Cioè, quando voglio cucinare la roba che sazia ovviamente 18.000 persone, pasta al forno. No. Vaffanculo. Che sfonda la macchina. Ah, no, non si capiva. Manco quello io. Ah, però ti accumula i soldi, vedi? Quindi tu magari poi pagato. È perché non hai fatto niente, non hai finito la modalità. È finito, piange. Posso dire? Si può dire adesso? Cosa? Un po' è un
ricorda. L'affetto. È un po'. La birra Moretti. Chiaramente. Guardalo! Hanno fatto Get it with the power shower, watch the power shower, listen. Che cazzo vuol dire? Cos'è watch the power shower, listen? Cos'è? Ah, ma per vedere gli oggetti. Ah, puoi vedere le ruspe. Guarda che bellezza. Wow. No, non la posso controllare. Wow. Cioè, se tu... Ti piacciono le ruspe. Ma tra l'altro, se pensi che questo è un modello del PlayStation 1, guarda che figata. Sì, infatti è fatto bene. Vabbè, è figo. Allora, vedi quella da 1000. Merda. È Giappo, scusate. Tranquillo. No, è Giappo. Non è stanco. Non è Giappo. Giapponese originale. Non è Giappo, cioè. No, no, è americano. Triangolo cancella, bravi. Ok, cos'è Get It With Power Shower? Prendilo con la power shower. Satanaurussu, grazie per il follow. Satanaurussu, bel nome. Ah, Satanaurussu. Ah no, devi comprare le foto. Che fai? Compri povera foto, l'ho comprato. Foto 1, decision, se ci clicchi. L'ho fatto, ho fatto. Ah, forse la sblocchi. Ah, puoi mettere le altre. C'hai i soldi. Puoi sbloccare voci. Ho speso tutti i soldi per questa. Vabbè, torna indietro. E se... Yes, salvo, sì, dai, salvo. Keep data for adjustment. So, block 1. Vediamo di guarda che bene di Salvini che ti tocca. Quindi ora fai fare watch the power shower listen e hai sbloccato il photo mode. Guarda, foto volume 1. Vabbè, ma allora ed è subito porno per vecchietti dei cantieri. Guarda lì. Ah sì, Ruspero Ruspe. Raga buoni che ci vedono nel canale, aiuto, eh. Devo vedermi tutte per forza, non posso. 8 dai. Fatto ormai. Beh, le altre le lasciamo a chi le vuole sbloccare. No, le facciamo. Guarda che bella, come sexy quella con questa ruspa che solo, eh. Che se non la qualità di quei primi porni che vedevi. Cos'è? Scusate. Non ho capito quello. C'è license kill. Sto di Discord, dice tentative license if you mastered the control. Ah, figo. Knocking down poles. Ah, tipo le volevo questo, le patenti di Gran Turismo. Esatto. Uguale, wow, lo stesso livello. Del Ruspa Pop. Esatto. Zimbani e del Ruspa Pop. Move arm back and pull down the pole. Ancora poi quello sembra pull in basso. Ah no, devo. Well done! Move arm left and right to pull down the pole. Le precise, fa. Sì. Ah, ma questo è forte, questo è un sacco. Questo è pull down force using the arm. Quindi che mi sta facendo? Di abbassarlo oppure di... Bravissimo! E poi si infrocia questo. Last is review, good. Quindi devi andare avanti, tirare giù, tirarlo verso qua. Poi in avanti. Mamma mia. Guardalo lì. Bravo Flo. Attenzione, qui c'è una challenge per il titolo di capocantiere. Quindi ora posso lasciare perdere il dottorato di ricerca e mi do ai cantieri, va bene? I on the merit mark. Che toccato. Questi cazzo. Parking. Vabbè, devi parcheggiare la ruspa. Devi parcheggiare la ruspa. Sacco. C'è anche quella della ruspa con la delle... E quella in alto. Ecco porco! Le 1R1. Poi devi... Very good, back into start point. No, R1, R2. Non tirare giù il piriglio. Zero. Mamma mia. What a star. Inizia a giochi, c'è 20 euro per fare sta cosa. Che? Sì. Certo. 20.000 lire al massimo. Devi andare senza colpire i cuori. Vai. Segui la freccia. Allora devi buttare giù le bandierine. I coni. Tutto hitto il codo. Ma
dei parchi a tema ruspo porn. Se sapessi cosa vuol dire questa parola porn, sarei davvero sorpreso. Oh. E ora caro mio. No, sono a cadere. Il culo indietro, culo indietro. Retro. Che ricorda sempre che è un nome. Tonto vitto, Flavio, tonto vitto! No, cioè non gli va bene. Ma dai! Non hai fatto testone. Mi ha fatto colpire l'ultimo a muzzo perché non c'entrava. No, non te l'ha dato. Stai, sempre. Oh mio! No, no, ora si arriva, le da cattivo. Tonto itto! Palpabile, mamma mia. Questa è altra, questa. Don't do it, Flavio, don't voglio, do it! Voglio un moscolo. Vai, vai, sicuro. Sì, un moscolo. Ma ci sono... C'è il parco gioco con le muscole. C'è Diggerland. Di Guddo! Make a point of position. Ma che cosa bellissima ho appena scoperto. Andiamo vedi, tutti a vedi che non ma non siamo, noi non siamo solo retro game. Tonto itto! Siamo anche cultura. Cultura sicuramente. Yeah! Aglio Flavio! Aglio Flavio! Impegnativo però devo dire. Lo so. Ti fa, Sembra una di quelle cose che dicevo adesso. Tonto itto, Flavio! Sand scooping. Ecco, qua è il panico. Yosha! Ecco! Porco! Dai, ce l'abbiamo. Allora. Apri. Machiavelli entra, la ruspa lo vede, capisce. La ruspa si chiude. E dai, e dai, e dai. Che la si tira su. La ruspa tira più su. Non tocca il camion. Quindi devi tirare sulla prima parte. Esatto, questa qui. Bravissimo. Boom. Boom. Tanto hitto. Ma no. No, tre ne devo fare. Ma che hai fatto una. E però ho fatto hitto. No, perché ho fatto hitto. Ecco perché. Ma no, no, tre volte devo fare. Ma no, deve essere quando hai fatto il dito sarebbe così immaginato. Se no però no, non è vedi, uno su tre. No, no, tre prove, cioè devo farne tre. Beh, non sarebbe difficile. Stiamo prendendo una patente di ruspa in un gioco PlayStation 1. Io sto cercando solo di, come dire, cioè, riassumervi la situazione. E pensate di essere partiti strani con l'LSD. E invece, non c'è mai limite al peggio. Scusami. Ecco, mamma mia, numero. Fatemi mi prendere due cose, basta che la... Apri tutto, smarmellala. Tra l'altro notare la simulazione della sabbia è comunque fatta bene. Sì. Cioè nel senso, l'hai tolta da sopra e lui l'ha tolta da sopra. P2S! Grazie per il follow! Speriamo che non sia un bot. Vieni. Provo io. Tu a che ora hai il tram? Magari Flavio dorme qua insieme a Stefano. Ringraziamo la burocrazia degli anni francesi. Mi scorta la mano. Metto poca perché sono ignavo. Bravo. E dai, apriti. No, oh, 7, non voglio mettere pipetta. 6, provaci. Prova a metterla, magari. Non c'era niente. Però era. Direi. Vabbè, no. Direi che. Diciamo che il lavoro con i cantieri non fa per noi. Cioè, non è capacità. Neanche il lavoro. Come parlare con un aborigeno. Siamo di quelli, cioè siamo la cosa più lontana che ci sono. Cioè, dal lavoro manuale, sì.
Diagoni, grazie per il follow. Ci becca mentre facciamo questo. Io un altro giretto me lo faccio. Dai, fate un giro. No, regà, dovete fare un versus. Assolutamente farò. Not good, train more. Io? Sì, sì, sei tu che hai detto a capo cantieri, giusto, l'ho fatto. Momento, momento, momento. Questa non è la mia ruspa di Batman. Devo fare un botto di roba per portare le cose. Seibo! Seibo! Caneda! Come era? Caneda! Se mi incompite, devo spegnere. Guarda tutte cose che ho. Basta, abbiamo finito. Dai. Emo, quanto mi fa piangere vedere Hitler. È troppo triste. E volevo dire. Quanto mi fa piangere Hitler? Vedere Hitler? Così. Piangere. Che piange. Hitler stondo. No! Che è successo? Terstoni. Crashato la mia emulatore. No, hai premuto il pulsante centrale, mi sa. Io? Sì. Sì, sì. È uscito. No. No, no. È successo qualcosa di brutto. È muerto. È tutto muerto. Va bene, rifacciamo ripartire. Mai premere il pulsante centrale, mai. Il ritmo. Se qualcuno. Il ritmo dell'imperatore. Se qualcuno ti dice. Qualcuno ti chiede se sei un dio. Tu dire, devi rispondere. Sì. Ciao Teisel. Hola. Salve. Ciao. Come va? Spero che tu sia un esperto di ruspe. Di ruspe, e che quasi non di cantieri, perché noi adesso faremo una bella sfida. Taito comunque veramente. Per organizzare il campionato del mondo di questo gioco. Esiste già. C'è gli speedrun. Ah, c'è lui, non c'è il campionato del mondo. È ben diverso e devono essere tutte persone che non hanno mai visto. Drive by War Shower, poi c'è Arcade. E poi c'era VS. VS. Giusto? West mode. Kyugyu Airodo. Fai il lodo! È vero. Vabbè. Cook wanted. Mamma mia, Cook. No, dobbiamo cucinare. No, aspetta, quello è bellissimo. Aspetta, aspetta, dobbiamo fare il carry. Ma VS forse ci dobbiamo switchare. Forse non è. È solo con un controller, non è split screen. No, one player, non so io. La faccio prima io. Allora, che devo fare? Allora, hot. No, quindi hot, questo devo fare 8. Questo è 8, quindi abbassiamo la rus. Paro cazzo. Ecco qui. Che d'altronde io non andrei più in ristorante a essere piatti con la ruspa. Questo invece deve essere 8. Guardi, c'è anche di quella che di sabbia, che sono massimo. Come servono il passo al cantiere, cioè girano la ruspa e mettono un. Ruspa! Ora deve essere hotter! Esatto. Oppure allora hanno semplicemente messo della sabbia, la vede, cioè il film esce dalla sabbia. Ho sbagliato! Madre, perdonami! Ormini da loro! Minimo 6, ne ho fatti. Mamma la scala! Sinistra. Ah, forse è il secondo controller effettivamente comunque. Ah sì, è il secondo controller. Sabotaggio. Scusa, credevo che fosse un hot switch. Dice, come puoi vedere qui si giocano le ruspe. Con una improbabile musica chiappa. Ed è un currione, eh. Comunque nessuno commenta il fatto che stiamo versando del carry con una ruspa. Cioè, insomma, poi è normale. Poi è normale. Ho testa di là. Non direi che non sono. Come sportività, quindi se non voglio la vince tutto questo. Ma perché faccio il signore? Pareggio. Applaudiamo i nostri concorrenti che sono eliminati entrambi. C'è qualche altro minigioco? Questi sono sfiziosi. Kyugyu
Athletic single lane driver. No. Digging crew needed. Digging crew needed. Gioco è... Come on, our company has 30 years experience. In the digging business. Come check us to see if you like to be part of the team. Ragazzi, quello era l'annuncio del portale. Antonio Vigo! Grazie del follow! Questo gioco è aggressivamente giapponese, diesel, sì, e infatti abbiamo anche il timbro adatto. Siamo gente seria qui, diesel. L'ha messo. As deep as possible. Hai premuto la stellina? Flu stellina. Stellina. Dig. Reaper the better. Ah, comincio io. Non so che comincio. Dico Reaper! Autodico! Non c'è il cazzo. Ah, dig. Cioè, adesso ti scavi la fossa da solo. Esatto. Sappi e dai! Che verrai seppellito in una fossa che è profonda 110 cm. E poi che faccio? Dove sposta a sinistra? Rosando! Lo so, ma non fa la tua. Lo sembra! E dai! Hai perso il futuro. Lo so, spero della mia vita. Cosa che ci dice quando era piccolo comprava? In Solmania c'era la sezione media di Giappone. Sì, è la serata giochi matti. In realtà purtroppo sei arrivato un po' in ritardo, penso che fra una decina di minuti scattiamo il tempo di provare qualche altro minigioco assurdo. Ti sei perso il gioco LSD. Però puoi trovare la serata o registrata su Twitch interamente, o nei giorni prossimi ci puoi seguire sul canale di KenobiSport su YouTube e tutta la serata serata di World of Fire. Dani Crocotto, grazie per il follow. Lui è già lì. Lui è già da bambino. Ah, tu devi smettere di stare nei cantieri di giorno e di due ore. Basta, sappiamo che sei allenato. Mi farò io proprio. Dai, lascialo fare. Hai fatto molto meglio di me. Quanto deve essere proprio per fare il doppio di quello che ha fatto lui, che comunque a mio avviso è andato bene. Deve essere proprio una macchina, sono giapponesi. Secondo player, win! Vediamo un po' quel cazzo gioco assurdo. Opportunity Knox, Construction Crew, Part-Time Building Demolition. Giovanna 72, grazie per il follow. Grazie Giovanna. Crane Operator Need. Help us to save the turtles, come on. Oh, help us to save the turtles pure bello. No, madonna, le turtles no. 4 turtles. Con i ninja, vabbè. Si salva la ruspa. Il cazzo. Tipo attivo i cingoli e cado. Dagli le botte. Sì, va bene. No, vabbè. Sì, non so se questo gioco è per uccidere il cartone o per salvare il cartone. Sì, grazie. Vai avanti. Non è tartarughe d'oro, le tartarughe d'oro giù valgono un sacco di tanti. No, non si sa. Lo so, non ne sta prendendo neanche una. E dai! La pala. Attenzione! Io dove le metto? Qua in una vicinetta questa. Saved Turtle! Non è che molto probabile. Non messi una vicina ancora di più. Deve essere una vicina all'acqua del fondo. Che ne sai tu? Aggiungo il save non è tranquillizzato, ma nel senso di risparmio. Beh, ho preso una, potrei divenire niente. Infatti una potrebbe essere. E metto l'acqua. Bagno le giapponesine che sono lì a prendere. Skull Monkeys è stato il secondo gioco che abbiamo serato, se l'hai giocato stasera. Vai, vai io. E così, un'altra bordo piscina.
Lo farà. 100 punti. Lo sembra facile, no? Scusate, ma sacco per fare un sport in mondiale. Quasi. Sicuramente sì, Ruspa Simulator 2000. Eccolo lì, Fosconi, il nostro amico. Si vuole far catturare. DP Player 04, grazie per il follow. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ah, sono le donnine! Tutto c'è una donnina che poi giapponesi. Lui aveva occhi solo per le tartarughe. Lo so. Ragazzi, come dire, no? Grazie ai potenti mezzi che non ho, mi do. Te ne devi andare, tra l'altro c'è una zanzara, dobbiamo ammazzarla. Salutiamo Flavio e poi ci salutiamo. Salutate Flavio, anche da casa. Ciao ragazzi, grazie. Salutiamo tutti. Sì, one lose, one win, one draw. Sale a LCL, poi se o tu o io alle 11 dovrei stare. Spero ad avere le targhe davanti. Allora, per tanto interagire, noi siamo a Ginevra. In diretta. No, sto dentro l'acqua. Mentre succedono cose alle mie spalle, noi siamo a Ginevra. Tutti a Ginevra, però siamo di varie parti, tra cui Roma. Roma è un ragazzino di Caserta che viene qua e ci ospita tutte quante le volte. Grazie per il follow. Giuncio? Giuncio 980? Avanti per l'ugninolo! Ok. Allora, che vogliamo fare? Salutiamo, direi. Salutiamo Flavio. Ciao, Flavio. Ci sentiamo domani. Ciao. Ok, allora. Io vogliamo fare una di Ruspe. Una minchiata. A mezzanotte? Forse no, direi che chiudiamo. Direi che chiudiamo. 59 e. Metto al centro. Bravo, che la chiusura va fatta. C'è un insetto in casa, questa cosa mi dà molto fastidio. Considerando che io devo dormire qui. Vabbè, però era una moschina. Dai, era soltanto uno scarafaggio quello che ti succhia. Ma non è vero, era una formichina con le ali de merda. E direi che abbiamo fatto sostanzialmente tutto quello che volevamo fare. Anche se comunque di materiale what the fuck per il mondo PSX ce n'è in quantità industriale. Allora, torniamo qui. Respiriamo. Mica tanto. Perché? Fa caldo. Infatti. Allora, direi che siamo a fine della serata. Yes. Dunque, vabbè, sono stato contentissimo perché c'era tutta la crew di Keno Bispo a Ginevra stasera. Grazie a voi per la vostra presenza. Speriamo che il mondo what the fuck PlayStation abbia dato soddisfazioni a voi, come l'ha data a noi. Noi, da Ginevra, vi salutiamo. Vi ricordiamo che streamiamo ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 9:30 in poi. Iscrivetevi per la notifica. E noi ci vediamo domani con Fabio e Marta sul divano per la serata Monkey Island 3. Stanno giocando a Monkey Island 3. Sono già alla terza puntata. E in realtà io lo ricordavo carino. A Fabio non piaceva e lo sta ricordando più carino del necessario. Quindi domani, martedì punte clicca dalle 9:30, mercoledì Fabio è impegnato col suo terzo anniversario di matrimonio. Oh, e quindi, sì. E quindi dobbiamo a malincuore coprirlo. E per coprirlo faremo una maratona Metal Slug. Quindi partiremo alle 9:30, cominciamo con Metal Slug 1, due giocatori. Per l'occasione scenderò dalla mensola, utilizzando un verbo transitivo in maniera molto meridionale, scenderò dalla mensola il mio arcade stick bidimensione, bipostazione. Yes. Se posso, proviamo anche a far vedere un po'. Vabbè, poi ci incerniamo un po' con i fattarielli. Giocheremo tutto Metal Slug 1, Metal Slug 2. E sì, Metal Slug è da Ginevra. Qui. Lo copriamo. Copriamo Fabio da qui. Quindi è un'altra serata sempre da Keno Bispo a Ginevra. E poi settimana prossima si ricomincia lunedì PSX e via andare. Come dicevo, saranno probabilmente
gli ultimi lunedì PSX, poi stiamo pensando alla console da esplorare ancora allo stesso modo. E vieni su, Viscio, e vieni, pigliati in aereo, che ci metti? Mercoledì, disposizione. Tanto lui se ne va. Non ci sono. Lui non c'è, ci saranno probabilmente Daniele e Flavio con me. Sarà un massacro assolutamente. Saremo in Mosconi fisso. Teremo Mosconi fisso, cioè nel senso ce l'ha detto al Mosconi che secondo me starà lì. E, detto questo, vi anticipo che le prossime serate lunedì PSX i temi saranno uno dedicato al mondo dei giochi di Star Wars, che figo, uno al Netgear Rose, probabilmente, che era quella consolina che permetteva di fare i giochini da casa. E uno mi piacerebbe farlo sfruttando i vostri consigli, cioè nel senso potete venire sempre sulla chat Discord. A tal proposito, punto esclamativo Discord per la chat Discord, venire lì e magari darci qualche consiglio su qualche gioco che non avete visto e che vorreste vedere. Meglio se, come dire, è un po' più fuori dal comune. Io ho già parlato tanto. Sto facendo punto esclamativo Discord. Stai facendo punto esclamativo Discord. Fai punto esclamativo Discord. Vai. Fai punto esclamativo Discord. Con questo direi che da Ginevra vi salutiamo. Come sempre qui Antonio, Xa Starless, Bellotta, Daniele Vittu Vitturini, Stefano The Climber Petrucci. Un abbraccio particolare a lui, che penso che, diciamo, partirà un po' sarò latitante. Per un po' sarà altrove. Ma non lo diciamo un adesso, abbraccio. Perché dovremmo avere poliziotti che ci ascoltano. Magari. E Flavio Collateral Pisani che è andato via, Jessica sul divano, che al momento è Jessica sul letto, che è andata chiaramente a dormire, povera Crista, che alle 10 le vene son. Come sempre, è un piacere. Da Ginevra è tutto. Un abbraccio, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani con Kenobi's Watch, mercoledì, qui da Ginevra con Metal Slug. Ciao amici. Ciao a tutti.